Oh no. Biblatto. Si parte? È tutto pronto? Credo di no, perché la cam OBS non l'ha presa, ma la sistemerò. Si parte subito, diretti. La cam non è stata presa perché voilà. Allora. Me tocca blastarve. Porca miseria. Un secondo che sistemo tutto. Oppela! Eccoci qui! Stinghede stanghede! Allora. Un secondo che sistemo tutto. Direi che possiamo partire. Allora, di che cosa parleremo? Allora, per chi ha seguito la vicenda di Cattivissimi, Maria Sole e Compagnia Bella, questa Maria Sole è stata attaccata a livello tecnico e anche per aver preso delle foto del prima e del dopo. Sto parlando dell'ambito fitness, non sue, quindi rubate. Diciamo che il termine tecnico esatto è proprio questo, rubate, e neanche prese in prestito. Ma perché io sono qua post live? Perché sono successe delle cose gravissime e ora ne parlerò. Quindi preparatevi perché ci sarà da vedere un'ora e mezza di video e lo commenterò tutto, tutto, punto, per come è tutto. Non voglio fare nessun tipo di spoiler, anche se l'ho visto, ma è stato un bene. E partiamo. Cattivissimi. Ride bene. Che
chi ride ultimo. Preparati al blastaggio. Ciao ragazzi! Sì, la gran serata, no? Adesso arriva! Vediamo se è di parola! Ciao Miki! È una semieleganza questa. Adesso arriva la Maria. Sì. Maria Sole in arrivo. Chi c'è? Chi Ah, c'è? ci Chi c'è? sono? Ma come? Ti presenti in vestaglia quasi? Aspetta, mi presento col mio Allora. completino, Maria Sole Training. E Ah, ok. Ti ci sei sono ragazze appena allenata? collegate, lo trovate nel mio e-commerce. Tu proprio sei una approfittatrice fino alla fine, eh? Allora, già partiamo da un primo punto. È visibilmente in imbarazzo Maria Sole, perché ovviamente non sa come si svilupperà la live, perché lei dentro di sé sa che verrà attaccata per determinate cose. E per drammatizzare già inizio live, si è fatta un piccolo, diciamo, una piccola marchettata. Ridendo, infatti la risata è palesemente nervosa perché non sa quello che deve dire. Perché se parte con un approccio aggressivo, allora significa che nasconde qualcosa. E diciamo che ho utilizzato la via del sdrammatizzo per quello che posso. Non mi smentisco mai. Va bene, va bene. Lo sai Senti, che ma sono emozionata? No, stai tremando? tremando no, ma sono parzialmente emozionata. Mi emozioni. Perché ho la maschera, forse, No, no? no, mi emozioni, La davvero. voce. Mi stai cercando di comprare. No, però Sarò sai, è molto. spassionato. Sarò molto cattivo. Ma Allora. tu devi essere come ti senti, tutto quello che vuoi. Ci mancherebbe, però te lo volevo dire. Grazie. Stai Prego. Ho usando i filtri, stai usando i filtri per essere un po' più bella? messo un po' di luce. È troppo? È un effetto Barbara D'Urso un po', eh? Aspetta, mi sposo. È perché non è facile trovare un punto dove. Allora, aspetta, eh. Ho messo total light. Ora? Uguale. Adesso va un po' meglio, dai. A parte che odio vedermi tagliata così. Cioè, devi sapere che è una. Forse è la prima diretta che faccio ospite in un altro canale a Sì, due. a Sì. due. E ma Non poi so. si unirà qualcuno? Si unirà qualcuno, credo, Ah, sì, eh? eh? Mi sa di sì, perché io vado leggero, no? Poi c'è qualcuno che andrà un Ok. po' più pesante. Oh, caroico. Sai secondo me cosa dovresti fare? Dimmi. Hai le sopracciglia qua proprio all'inizio un po' troppo grosse, sai? Che senso? Sono un po' troppo folte. Dovresti fare qualcosa? Guarda che ci sono donne che se le fanno apposta come le mie. Ma È una prendi mia qualche. caratteristica, mi rende Ah. spigolosa, cattiva, mascolina. Vuoi essere un po' mascolina? Bella la, E bella la Lamborghini oggi, eh? La Lamborghini, bella, bella. dai! Eh? Posso fumare che sono un po' nervosa? Fuma, fuma, che adesso arriva. Ma non mi. Chissà come te ne esci stasera, eh? C'ho anche la droga qui di fianco, però non la faccio vedere. Se va Basta che non male, la fai male. vedere. No, ma come gli uomini non fanno vedere le bombe, no? Tu vuoi Non far ci. vedere la Infatti droga. dicevo, non ci scandalizziamo, via. Ho preso solo Dexanax, ma quelli vale Allora, tutto. so che tu vuoi solo champagne. Qua Sì? abbiamo soltanto un cartizze. Mi sa che lo berrò allora con gli ospiti di dopo, eh?
Quanto sono simpatico, ma adesso arriva la parte cattiva. Guarda, già vedo dei messaggi. Allora, mi hanno detto, no, la parte cattiva già le dei messaggi, però mi hanno detto di eludere i messaggi. Cioè, della serie, tu mi dicono, ma adesso le... Allora, anche il fatto che lei sottolinea più volte che è emozionata è interessante, perché quando una persona tende a buttare fuori qualcosa, quindi sottolinea uno stato emotivo, probabilmente era veramente emozionata in maniera grande, perché cioè l'emozione di base ci può sta tranquillamente. Però per arrivare a parlarne con la persona interessata che ti ha attaccato, insomma, significa che all'inizio non stava molto comoda, diciamo così. Guarda tre quarti lo schermo. Brava. E ma non guardare questo, proprio. Già mi sto incazzando come un puma, ma andiamo avanti. Bene. Vai. No, vai, io ci sono, torniamo seri. Allora, siamo seri. Per chi non sapesse... La pasta grossa. Per chi non sapesse che persona... Cioè, tu alla fine, no? Perché io ti ho scoperta grazie a delle segnalazioni. Della mia pagina fan numero 2. Sì. Ma tu chi sei alla fine? Chi sei? A parte non nome, sono una sola. Non sei una sola. Ma chi sei alla fine? Cosa... Il tuo titolo qual è? In che senso? Allora, tu sei una ragazza, una signorina, una signora forse. Non più giovanissima, però ok. Va bene, sono più vecchio io, non preoccuparti. Ma alla fine di cosa ti occupi? Allora, io nasco come personal trainer. Ok. Puoi dimostrare di essere personal trainer, sì. Sì, l'ho fatto tante volte, ho esibito i certificati, perché era una delle prime cose che mi veniva ovviamente contestata, ma sono anni ormai che combatto, però ho fatto, okay, diciamo, il corso in Federazione Italiana Fitness, so che qualcuno romperà i coglioni, perché... Però, insomma, l'ho fatto, okay, lì, tutti i corsi di aggiornamento, scusate, li faccio lì. Poi sono anche insegnante di tennis, preparatrice atletica di primo e secondo livello, mi hanno dato il paddle insieme al tennis, insomma, un po' di cosine ce le ho, dai. Ok. Senti, ma la cosa che mi ha fatto balzare un po' ai miei bellissimi occhi teneroni è stata un qualcosa... Stai ridendo, eh? No, qualcosa, è un modo per esorcizzare il lutto. No, non vedo bene. Cos'è questa cosa? Lei mica è mia, partiamo già male. Ah, no? No? Come no? Non l'ho mai pubblicato quello lì. Non è tuo questo? Quello è un altro, è un mio compare. Ah, un tuo compare? Io sono culi. Da mezzi culi diventano dei culini un po' più pieni. Allora, anche sto fatto, è stata presentata una foto per accusarla. E già c'è stato l'errore di base, no? Allora, o ci si basa su... dei luoghi comuni, tra virgolette, quindi bastano due o tre foto fake, se ne prende un'altra a caso, sì, pure questa è fake. Ora, ho visto il suo profilo, non mi sembra che ci sia questa foto, però vediamo la live costantemente, anche perché non me la ricordo tutta. Scusate, ma la Monster si fa sentire. E già lei sottolinea il fatto, già siamo partiti male, e da qui in poi, se non ricordo male, si inizia a sciogliere. Ma continuiamo. Di solito mi piacciono quei prima e dopo lì. Va bene, il tuo compare per caso viene soprannominato da me Gigi Balotta? Perché l'ho scoperto, ho detto, ma non si fa, cioè le foto fake non si prendono così clamorose, cioè troppo, non è mia quella. La spagnola. Chi è questa? Chi è questa? È una spagnola. Perché è finita nel tuo sito? No, allora ti spiego però. E così, allora, a parte che quella foto ha circa 2 anni, credo, 1 anno e mezzo, 2.
Stai iniziando a balbettare, eh? No, non Già te lo inizio a dico. balbettare, è la verità. Allora, Ok. mi avete beccato con le mani nella marmellata, quindi oggi l'unica cosa che non posso fare è dire no. Inculate clamorosamente 4-5 foto, lo dico subito. Allora, tu, Maria Sole, hai inculato 5 fotografie. Sì, sono di più? No, non mi risulta. No, sono, sì, 6, 7, ma va bene, dai, 5 ci sta, ti devo la tolleranza del 20%, ci No, sta. va, Perché? ok, va bene. Comunque, sì. Allora, sono foto non recentissime, nel senso che tolta la spagnola, che è l'unica cagata che ho fatto perché l'ho pubblicata. Allora, qua c'è un atteggiamento interessante da parte di lei, perché già inizia a svincolarsi, perché lei fa... Sono solamente 5 le foto che io ho inculato, giusto? E lo mette alla prova. E lui fa, ma 6, 7, 8, però ti do il bonus del 20%, no? Lei si rende conto che è stata analizzata, tra virgolette, bene, e infatti dall'espressione del viso dice a se stessa, ok, non posso... di un'altra cazzata e le fa sì con la testa, come di sì, è così. E è un sì, diciamo, come posso dire, nascosto dietro al baffo, ok? Recentemente delle storie, che tra l'altro gente che mi ha detto l'hai bloccata, non l'hai bloccata, lei mi ha scritto e le ho detto diventerai famosa, poi si è incazzata lei, però ha tutto il diritto di farlo. Gli è stata una Sì. svista, cioè in mezzo a tutti i miei prima e dopo gliel'ho buttata dentro, una bottonaccia. Ok. Non si Ci fa, sta. Non si non fa. si fa, però ho detto mi piaceva, cazzo, un bel prima e dopo, ho detto ragazze, cioè lavoriamo. Allora, cara Maria Sole, questa non è un'argomentazione valida per pararti il culo. Perché non è che se un prima e dopo è bello, allora puoi fare lo screenshot, tagliare la foto e inserirla nel sito. Non si fa, è una cosa scorretta. Ammettendo pure che sia un prima e dopo che è notevole, che ti piace, ma questo ci mancherebbe. Ma tagghi la persona, tagghi chi è il coach di quella persona, cioè comunque sia. Menzioni le persone, così non passi come una ruba foto, diciamo così. Non è corretto e non è corretta neanche l'argomentazione dicendo che il prima e dopo ti piace e vabbè, tanto se 100 so bere e no, 98 so bere e 2 foto non so mie, chi se ne accorge? Non funziona così però. Ho buttata lì, ok. L'ho messa lì, l'ho messa lì. Quindi un mea culpa Mea questo, no? culpa Sì. totale, sì, mea culpa. No, ma perché dopo arrivano le persone dalla mia pagina che vengono a scriverti nel privato e tu, ma stai scherzando? Hai Ho avuto qua, negato. allora, ero a Allora. Venezia, tranquilla, beata, sotto il sole cocente. Prendo il telefono, scusa, ma c'ho il cavalletto rotto, Chris. Prendo il telefono e ovviamente, ignara di tutto, inizio a leggere tutti questi messaggi. Lì per lì una come me dice, ma cosa vuoi che sia andate? Poi però cosa succede? Inizio a ricevere i messaggi dei miei collaboratori, che sono persone serissime, che iniziano a dirmi, Maria Sole, siamo in un mare di merda. E quindi inizio sinceramente a prenderla sul serio. E dico, ma dai, sono 3 foto, voi lo sapete. Vedete che persona, no, un mare di merda, la gente dice che sono truffatori, ma da sole tre invano un cazzo, abbiamo un problema, come ne esce? Oddio, non diciamo niente. Loro hanno avuto 40. Attenzione, qua c'è un'informazione sottile, ovvero i miei collaboratori mi scrivono siamo in un mare di merda e lei che dice? Vabbè, ma per 2 o 3 foto, quindi anche i collaboratori sapevano di questa cosa, cosa molto gravissima che bisognerebbe interrogare anche i collaboratori,
o i dipendenti, perché poi dirà altre cose su questa cosa. Questa, cioè, tu comunque, oltre che vuoi fare la furbetta tu con le altre foto, ci metti in mezzo anche i tuoi collaboratori barra dipendenti. Ok, che vuoi essere trasparente, ma cioè, non fallo proprio, nel senso, non carica foto che non so tue. Cioè, io anche da tuo dipendente o tuo collaboratore so che tu fai queste manovre, anche se in piccolo, no? Perché alla fine magari 90 foto sono tue, 3, 5 sono di altri, no? Io, da collaboratore, ammettendo anche che io sia un appassionato di fitness, mi stilli un dubbio nei confronti di altri personal trainer online. Quindi l'immagine del personal trainer online scende. Cioè, un conto chi lavora con te magari fa tutt'altro. Sì, è un appassionato di fitness. Magari fa anche il personal trainer, tra virgolette, no? A tempo perso. Può essere che non lo è. E quindi magari decide di farsi seguire da un'altra persona. E vedendo come tu lavori, si fa. Diciamo, nella testa gli viene una distorsione della realtà e si pone il dubbio: ma quelle foto che carica quel personal trainer sono vere o no? Sarebbe interessante che tu rispondessi a queste domande. Anche perché io oggi farò solamente delle domande, non ti accuserò di niente per evitare querele o denunce, quindi non sono stupido. Dottore. Preciso, io commento tutto quello che pubblico, né più e né meno, e stilerò dei dubbi. Ti porrò delle domande in live. Ok, Maria Sole? Dove, cioè, non ragionavo più, mi si è chiusa la vena e quindi ho provato a non annegare, no? Sai, gli stronzi che stanno. E quindi ho avuto 1 o 2 giorni, dopo ho Va smesso, bene, va dove bene. tentavo di dare spiegazioni improprie. Ah, Proprio sorpresa! adesso. Buonasera! Ma buonasera, ti faccio un cannone adesso, l'Icos non è sufficiente. Vai, vai! Mares. Ma continua, continua. Era una No, prova per vedere se il perché VPN. ho sentito subito quella spagnola che lì veramente acqua lavora, quindi stavo cioè, Quello è intanto ti bellissimo confermo. perché c'è anche la chat delle persone che gli hanno chiesto e gliel'hanno detto. Lei diceva che era seguita da Lauren Simpson, quindi quella là è stata proprio Non è palese. neanche lei, non è? No, era lei, Sì, la spagnola. Ah, è ok. quella di Lauren Simpson, che l'ho Vabbè, io pubblicata pensavo anche. ci fosse arrivata da sola, non pensavo ci fosse una congiunzione con un'altra, ho detto c'è qualcosa. 2006. Muoviti un po' più lento, in slow motion. Muoviti piano. Mamma mia, Aspetta che Mare. esco, aspetta che Cosa esco. mi combini Dai, nella alzati, piscina? alzati. Vai, vai. Ma lo tengo per dopo, quello, lo tengo per dopo. Sì, dai, per stemperare un attimo. Io Mi sto distrai, notando Mare, se si può chiedere. che sta sudando, sento gli specchi che fanno. No, adesso mi spoglio, dai. No, allora, però, un'altra cosa la volevo dire. Non è mia discolpa, perché è come sparare sulla Croce Rossa, cioè sono come Maria Antonietta prima della ghigliottina. Non ho chance, però una cosa la devo dire, dai. Qua l'incula perché loro si aspettavano che lei si difendesse dalle accuse in maniera magari passiva-aggressiva. Poi ci arriverà a questo metodo, ma è contestualizzata la situazione. In questo caso, l'unica arma che lei ha a disposizione è di: sì, sono stato io, e quindi. Anche se lo rigira nel senso che si giustifica chiedendo scusa, sì, vabbè, scusa non lo dice, però dice sì, le ho prese, eccetera, eccetera, e tenta di ammorbidire un po' tutta la situazione. Infatti lei quando conferma quelle cose, loro tentennano a parlare perché non hanno argomenti. Quando si viene attaccati, faccio un esempio,
vi dicono, voi siete dei... sei uno stronzo. Tecnicamente, teoricamente, l'altra persona si dovrebbe innervosire perché tocchi la persona sul personale. Nel momento in cui tu rispondi sì, e quindi decade ogni cosa perché l'altra persona non ha più modo per intaccare l'altra. Continuiamo. Allora, tolta la spagnola, è stata una cappella clamorosa perché l'ho pubblicata effettivamente recentemente, tutte le altre foto che avete scoperto sono un po' datate, cioè hanno un paio d'anni. E quando sono venute fuori, io ho avuto difficoltà per la prima mezz'ora a trovarle. Dicevo, ma dove cazzo sono? Perché era quasi un anno e mezzo che non le pubblicavo nelle storie. Tant'è vero che a un certo punto ho cancellato in tronco tutti i prima e dopo che erano nel pallino di Lights, cancellando anche alcuni miei che non trovo più, non trovo più gli originali. Quindi c'è cioè, un disastro totale, perché ho capito che erano lì. Però veramente era da un po' che non li pubblicavo, perché effettivamente non c'era più bisogno. Quando è che li ho pubblicati? Li ho pubblicati 2 anni fa. 2 anni e mezzo fa, non lo so adesso sinceramente la data, però da un po' che sono lì, hanno anche il logo vecchio. Quando praticamente, presa un po' dalla voglia di emergere, no, su Instagram con il mio programma, non avendo un grande storico, perché avevo 5 miei prima e dopo figli e poi Ma come magari ho avuto 5? Hai 5.000 clienti, no, 5.000 quando sono clienti. partita. Maria Sole, tutti partiamo da uno zero storico, anzi forse pure meno uno. C'è chi parte a più uno perché magari ha fatto una trasformazione sul proprio fisico, quindi potrebbe partire da quella cosa. Ma chi non ha uno storico a livello di clientela, bisogna lavorare con le campagne di marketing o fare il content creator. Quindi iniziare a pubblicare post informativi, fare video su YouTube, comunque cercare di esporre i nostri contenuti, che siano giusti, non giusti, insomma, poi ognuno se la vede a modo suo. Ma non è che se uno parte da zero, allora tu devi rubare le foto. Cioè, non si può definire neanche prendere in prestito, perché semplicemente quelle persone non lo sapevano. Non le hai menzionate, non è taggato nessuno. Non funziona così. Mi dispiace. Non è un'argomentazione. Non avevo uno storico. Quindi? Sti cazzi. So cazzi tuoi se non hai uno storico. Investi su un marketer che ti fa una campagna pubblicitaria. Studia per cazzi tuoi. Fai un sito con una SEO in cui tu vai a riprendere gli argomenti che sono di tendenza. Ti do un suggerimento. Esiste Google Trend. Andiamo avanti. Partita ne avevo Ah! 25, no, attenzione, sono partita che avevo 25 clienti in un mese, un plancton in mezzo all'oceano Indiano, quindi non Gestibili, mi però pagava gestibili, nessuno. gestibilissimi. 25. Sono partita con 25 clienti e un attimo prima ha detto: non avevo un grande storico, non avevo, anzi non avevo uno storico. Allora, o sei partita con 25 clienti e comunque ti assicuro che già potrebbero essere 25 post, a meno che il prima e dopo là non c'era perché il lavoro fatto è stato completamente non degno di pubblicarli, anche nelle stories, quindi perché non hai utilizzato quel tipo di foto? Potevi fare una campagna marketing in cui tu creavi una landing page in cui invitavi le persone magari a un webinar gratis, non so, caricando le foto del prima e del dopo di queste persone, per la precisione 25, insomma, un pochetto potevi lavorarci da questo punto di vista, no? Un po' di fantasia. Già abbiamo la prima contraddizione, non avevo uno storico. Dopo il primo mese avevo 25 clienti. Anzi, nel primo mese ha detto. Ma dubito anche dei 25 clienti a questo punto. Sì,
sono gestibilissimi. Facevo, sì. Facevo un'altra cosa, ragazzi. Facevo parlare, live, stavo al telefono. Sì. Di notte, di giorno, pomeriggio. Facevo quella cosa lì, ok? Certo. Però avevo già in mente di lanciare una cosa un po' diversa. Però ho detto, come faccio qua a emergere? Perché comunque, sai, sei nessuno, 10.000 follower, mi cagava nessuno, ho detto, mi serve un po' di materiale. Certo. E in maniera quasi, posso dire, così un po' superficiale, ho iniziato a cercare prima e dopo che fossero più simili possibili ai miei veri, quei 5 che avevo. Quello tanto, li ho presi. Da quei 5 che avevi, una domanda. Erano 25 clienti o 5? Ammettendo che fossero stati 25, e gli altri cambiamenti delle altre 20 persone non erano degne di essere pubblicate? Non lo so. Rispondi. Un giorno risponderai? Ti linkerò poi tutta la live caricata su YouTube in cui dovrai rispondere a queste cose. E verrai in live. Continuiamo. Sì, e l'ho schiappati lì dentro. Mm. Una volta al mese li facevo vedere. Va bene, va bene. Ai 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 ai. Sai quanti insulti? Tu sai quanti mail mi arriveranno? Lo sto leggendo, perché sono anche cieca, ma... Non leggere, ma non leggere. Ma perché mi devo vergognare, ragazzi? C'è chi compra i follower, c'è chi paga l'influencer. Hai mai comprato follower? Ma perché sta storia di... Ora utilizza la tecnica denigra quello che dicono. Nel senso, Madonna, mo te pare che nessuno fa ste cose, cioè mi deve attaccare proprio a me. Cioè, Madonna mia, ha buttato in mezzo poi, ma c'è chi compra i follower, chi paga l'influencer, che poi che significa pagare l'influencer? Vabbè. No, non si fa e basta. Non hai argomentazioni valide. Cioè, se non hai argomentazioni valide, stai zitta e basta. Fai mia colpa, mia grandissima colpa. Basta, non denigrare quello che dicono gli altri per svincolarti dalla situazione. Non è così. Cioè, comunque si vede che Cattivissimi e Mares non si sono accorti di questa cosa. Stanno lì imbambolati. Boh. Cattivissimi non so che sta a fa. Cioè, sinceramente, o parli e cerchi di capire come mettere in difficoltà veramente la persona, o non so che fai, anche perché comunque sei tu il conduttore. Mares ride, mi pare che guarda solamente la chat, si fa due risate, dice, eh sì, gli insulti, E quindi? Cioè? Cioè, vogliamo parlare? Comprare, allora ho comprato Comprati? 1.000 follower sempre agli inizi. Che tempo, 15 giorni, te lo giuro, cazzo, spariti tutti, li ho persi tutti, Tutti. da degli Secondo una te? crescita Allora, organica, ma lo potete secondo vedere. te, va bene. Se io vedo il adesso tuo volevo profilo, non ci sono più. intervenire io, no? Riguardo Vai, vai. ai 5.000 clienti, no? Cioè, anche qua. Vabbè, un profilo da 80.000 follower, no? Però poi guardiamo un po' i post, le visual, e ci sono 1.000 like ai post. 1.000 like ai post sono quelli che fa di media un profilo. Allora, qua c'è un'argomentazione sterile che Mares mi sembra che non sa di quello che cazzo sta a parlare. Semplicemente perché il paragone della quantità di follower e i like di una foto non è sempre di pari passo, perché lui dopo farà un esempio che non avrà senso. Semplicemente perché l'interazione delle persone con quel profilo, a prescindere che sia Maria Sole, camiseria della Monster, non so sempre proporzionali come lui dice. Perché ci stanno account di 150 che fanno 2000 massimo di mi piace. Cioè, magari esistono anche account shadowbannati.
magari Instagram non mostra il contenuto a tutti i follower. Cioè, i parametri per cui una foto ha 1500 like su 70.000, lei ha 80.000, non ha senso. Cioè, non è un'argomentazione per attaccare una persona. Cioè, non... cioè, famo la guerra ai like. Cioè, che correlazione c'è poi tra la quantità dei follower e i 5.000 clienti? Spiegatemi. Cioè, non ha puramente senso. Cioè, è come se follower uguale cliente pagante. Magari io seguo Maria Sole solamente perché è divertente. Io magari fossi una donna, no? Magari è divertente, la seguo, attingo dai suoi contenuti gratis, quelli pubblici, ma non è detto che io devo essere per forza cliente. Dove sta scritto? Che paragone è? Boh. Pure Mares, dovresti rispondere tu a queste cose, anche tu. Mi dispiace. Stasera, cioè stasera, sì, vabbè, pomeriggio. Molti di voi dovrebbero rispondere a tante cose. Purtroppo sai qual è il problema? Che non verrete mai in live qua. Perché il mio canale non è grande quanto il vostro. Voi non avete un canale, però avete un profilo. E l'unica scelta che avete è non accettare solamente per la visibilità. Ma solo per quello, perché sennò vi blasto veramente. Perché io non ho problemi a stare in live. Sia chiaro. Sì. Lo guardate È perché io vero, ma quando se tu dico guardi voi. l'ultima foto che ero in costume, mezza figa così, ne ho presi quasi 3.000. Se io tutti Sì, i ma perché giorni sono pubblico. quelle, sì, sono le foto che vanno in tendenza, però se facciamo una media dei vari like, hai circa 1.000 like a foto, no? Che sono i like che ha un profilo da 10.000 follower reali. Ma Questo non non vuol sono numeri, dire. non sono, non è quello che conta. Allora, non riesco a spiegartelo bene perché non lo so nemmeno io. Però credo sia molto di più una questione di target. Cioè, oggi chi guarda le mie storie, io poi faccio dei pippotti allucinanti tutti i giorni, con assiduità, chi mi commenta, che sono le ragazze, ma manco tutte, cioè quelle proprio che non si vergognano a taggarmi, che non si vergognano a farsi vedere. Se tu guardi la mia community di Facebook, addirittura è chiusa, cioè ti devi iscrivere per entrare. Una roba pazzesca, lanciata 2 mesi fa, c'ha già 3.000 iscritte e sono solo quelle del Maria Sole Train, senza gli uomini. E non ci sto neanche dietro perché non, Facebook non lo, in questo momento non lo uso tanto. Cioè, per dire, no? Magari uno dice, allora questi qua da dove arrivano? Su Instagram effettivamente ho un pubblico molto silente, cioè stanno lì, le visualizzazioni Un penso di aver abbastanza. comunque Mi c'è interagisce poco. un 1.000 like a foto e dire di avere 5.000 clienti, c'è troppa disparità. Poi comunque. Mares, a me mi è proprio da ridere. Ma che cazzo c'entra la quantità dei like con i clienti? Che correlazione c'è? Cioè, me lo vuoi spiegare? Che cazzo di correlazione c'è? Cioè, io non lo so. Cioè, dimostrami con i dati che tu hai 40.000 follower e hai 1.000 clienti. Che correlazione c'è? Cioè, che dato è? L'unico modo per capire che i clienti provengono da Instagram, quindi il famoso funnel, bisogna domandarlo ai clienti. Quindi è semplice, ogni cliente che ci contatta, nel caso di Maria Sole ha un sito web, che poi vabbè mostrerà un po' cazzo di cane, vabbè. Nel modulo, quello che sia, inserisci da dove provieni. Instagram, Facebook, YouTube, eccetera, eccetera, e da lì si può capire da dove provengono questi clienti, qual è il mezzo, tra virgolette. In questo caso, teoricamente dovrebbe essere Instagram, no? Ma tu, senza dei dati alla mano, senza uno studio dietro del funnel, che non capisci da dove inizia e neanche da dove finisce, come fai a dire che non c'è correlazione tra 80.000 follower e 5.000 clienti e hai 1.000 like alle foto. Ma di che stiamo a parlare?
Ma che bestia da ambientare? Barzellette? Io non lo so. Non so dove vivete. Cattivissimi. Vabbè, ha la maschera, ma è palesemente imbarazzato perché non sa che cazzo dire. Perché non lo sa. Non conosce evidentemente l'argomento. Perché se avesse avuto delle basi minime di marketing, di comunicazione, di funnel, cose simili, sarebbe intervenuto e avrebbe detto più o meno le mie cose, no? Però essendo che lì non c'è una persona, a prescindere da me, che instillava dei dubbi su queste cose, è inutile, stanno a parlare del nulla, cioè praticamente del nulla, non ha senso. Comunque 5.000 clienti, stiamo parlando di numeri veramente Guarda che ne ho alti. fatte di Perché più ad aprile, però non lo volevo sì, al dire. 5.008, sì, sto arrotondando Sì, però perché... non sono 5.000 iscritte nuove ogni mese. Cioè, io faccio abbonamenti di 3, No, 6, lo so, 12 sono mesi. Ecco. persone attive. Che poi anche là avevo pubblicato, mi avevano fatto notare i miei follower, quando avevi fatto un video al computer facendo vedere che avevi queste più di 5.000... Ovviamente è sbagliato anche il messaggio che stanno passando. Follower uguale cliente. Non è così. Dove sta la correlazione? Me lo spiegate su questo contesto. Dove cazzo è la correlazione? Cioè, me lo dovete spiegare. Parlate del niente. Non avete dei dati. Non potete neanche... Allora, nel sito, teoricamente... Io non conosco il sito di lei, nella parte, diciamo, del dietro le quinte. Dovrebbe, cioè, diciamo che c'è un'analisi da dove provengono più o meno, no? Ovviamente non è che c'è scritto Instagram, però, bene o male, ciao Robby, bene o male ci si può fare un'idea, tra virgolette. Ma stanno parlando del nulla, cioè, stanno a lei la via per svincolarsi da tutte le accuse. Cioè, è fantastico. Non è che lei si svincola, tra virgolette, perché è brava nella comunicazione, ma proprio glielo stanno a servire su un piatto d'argento e non sanno neanche di che cazzo parlano. Cioè, vi rendete conto? Io rimango senza parole. Finiamo il video, nel senso, continuiamo. Iscritte Attivi, attive, sì. tu fai vedere nel video che metti in posti su clienti attivi, poi dopo quando inizia a scendere per vedere il numero totale, l'impostazione è cambiata e non è più su attivi ma su tutti i clienti, quindi quindi No, non è vero, sì, no, ho è fatto tutti i anche lo clienti, non, tutti i screen. clienti non esistono, perché quel database, cioè tipo quelli che non ci sono più, che non Ma pagano più, sì. non lo No, prende va bene. l'esame. Questo programma qua ce l'ha anche la mia ragazza, uguale, e WooCommerce. registrati rimangono tutti i clienti che sono passati dalla piattaforma nei 3-4 anni da quando lei è aperta. Però io ho messo la data e quindi si vedeva, ho No, messo la ok, data, però era febbraio era. tutti quelli che sono iscritti. Allora, vorrei ricordare una cosa, che lei è stata accusata per la mancanza di tecnicismo, diciamo così, nel fitness. Non ha le basi, ok? E di che stanno a parlare? Della quantità dei clienti. Cioè, non lo so. Mares, cattivissimi. Cattivissimi. Prova a capire quello che dicono, si sta aggrappando sugli specchi, non tanto Maria Sole, ma pure tu, cattivissimi, e simula gli specchi, giusto per fare un po' di show, così, ma non porta argomentazioni per contrastare Maria Sole, quindi... Ma... Iscritti, però Eh? non per forza attivi. Eh Sì, sono attivi. no, perché hai cambiato le impostazioni. Allora, spieghiamo un'altra cosa. WooCommerce.
WooCommerce è un plugin di acquisto che il proprietario di un sito può installare all'interno del sito, no? Quindi è completamente gratuito, un plugin che si scarica, si installa e si gestisce. Diciamo che la maggior parte degli e-commerce ce l'hanno, cioè di base ce l'hai, no? Comunque ha una serie di statistiche, che ne so, acquistato, mancato pagamento, tutta una serie di statistiche. Ora leggo il commento, dovendo entrare nello specifico e parlare delle sue assenti conoscenze del fitness. Invece hanno parlato solamente di numeri e soldi. I problemi non sono questi, il problema principale è che lei fa allenamenti uguali per tutti, standardizzati, e non ha i giusti titoli per mettere mano sulla gente. Peraltro ha una laurea in lingue e master in food beverage. Ma che cazzo è? Che non c'è nulla col fitness. Sì, mo arriviamo anche a quello. Continuiamo con il video. C'ho anche il video. Anche il video che Non non c'è, te la faccio posso vedere ora, guarda, non esiste impostazione non attivi, non c'è, te la faccio vedere. È che devo stare attenta perché in mezzo, essendo proprio attivi, di fianco al nome, c'è cioè il pacchetto che hanno preso e quello che hanno pagato. Quindi ovviamente io... qua c'è un'altra confusione. Allora, un conto è l'area riservata dell'utente in cui fa shopping come Amazon, e un'altra è il WooCommerce. Cioè, sono due cose completamente differenti, lo vorrei sottolineare per le persone in chat. Comunque, devo argomentare anche quello che dicono, anche se non c'entra un cazzo con le accuse che gli hanno fatto nelle settimane precedenti. A un certo punto metà dello schermo l'ho dovuto troncare. Perché? Cosa è successo? No, no, vedevo i gesti, vai, vai, mi piace, mi piace. La verità. Allora, adesso vi faccio vedere. Devo trovare un modo per farlo vedere, ovviamente che non... Dai, dai, fai vedere questa laurea, dai, su, su, su. La laurea! Dov'è la laurea? Come Dai, faccio a dai. farti vedere la laurea? L'attestato di laurea non ce l'ho mica dietro, ma comunque sono Dai, dai. laureato, c'ho un master in bocconi. Cioè, il problema è, sono laureato in scienze motorie? No. Avrai sicuramente una fotocopia. Dai, dai, su, su, No, su. non ce l'ho stasera, ma me la mando. Ah, stasera no, però. No, che poi, vabbè, Ma ci sono tutti stufato che sono continuiamo. laureata, ma andatene raffanculo. No, giuro. Continuiamo il Ma discorso, con una ok? mia A amica da 10 parte anni, guarda, sono rapaci. i 5.000 clienti, no? Che siano effettivi o no, che comunque sono numeri Ascolta, belli guardiamo gli alti, però attivi non è questo nuovi, il facciamo così che punto. mi riesce più semplice, perché ho proprio il database sotto, scusami. Vai, vai. Guardiamo quelli di aprile. Aprile. Quindi quelli che hanno comprato ad aprile, senza considerare quelli che ha l'abbonamento vecchio, che ovviamente vale, perché se uno ha fatto l'abbonamento 6 mesi fa, oggi tuttora si allena nel marzo del training. Cioè, ma come? Ma non è gli specchi? Ma perché dici così? Ma dai, vi faccio vedere una roba, aspetta. Allora, perché in tutto questo ho cambiato. Da PrestaShop sono andata a WooCommerce. Quindi, allora, vediamo, mesi di riferimento. Poi vi faccio vedere i filtri che metto, perché sennò... Allora, siamo a... Dai, intanto riempite un po' il vuoto. No, che Dai! il secondo problema, che poi il numero di clienti è una cosa che dici te, ma Va cioè bene, che però scusami, se io ora vi un faccio po', che vedere il poi numero anche di qua non ordini. capisco il vantaggio di vantarsi di quanti clienti si ha, anzi, solitamente più No, non è clienti il più vantaggio, che la segue. gente che diceva. Allora, ha Allora. solo un brevetto FIFE e ha messo Master Fitness conosciuto di sul sito, su questo non ne ha parlato, e nemmeno. Sì, quindi non sono veri, pubblicità ingannevole. Sì, dopo voglio andare sul sito e vederlo in live direttamente. Ma volevo dire una cosa. Oddio. Ah.
qua c'è un problema di fondo. Perché abbiamo due, diciamo due attività, diciamo così. Lei è un imprenditore, un'imprenditrice, ok? E per rispondere anche poi al fatto dei programmi online, spiegherò il tutto perché di questo che sto dicendo. E Mares parla di coaching online, cioè sono due cose differenti. Poi lei lo spiegherà e andremo avanti a parlare. E è per questo che poi non si comprendono, perché lei ragiona come, diciamo, come capitalista, quindi interessa sì dare un servizio, tra virgolette, qualitativo, che intendo per qualitativo, escludendo la parte, tecnica delle basi fitness. Lei ragiona sul fatturato, servizio di qualità inteso che è un problema di tutti questi video. Cioè, c'ha un sistema di automatizzazione, che cerca di sfoltire il più possibile le problematiche del cliente. Ok? E Mares parla di coaching online. Giustamente lui dice: non è buono vantarsi di 5.000 clienti se poi non li segui tutti. E lei dirà: sì, ma hanno tutti i video. Ma infatti il ragionamento di base, tra virgolette, è valido tutte e due. Però non è questa l'argomentazione che devono portare nei confronti di lei. Perché lei ragiona come imprenditrice, quindi fatturato. Lui ragiona come personal trainer online, che non ha senso. Cioè, per lei la qualità è tutt'altro. Infatti poi, nel corso del video, lo spiega, tra virgolette, non in maniera molto esplicita, però non riesce a far capire alle persone come ragiona, perché o lei non ha voluto dire determinate cose per non denigrarsi da sola, ma gli altri non capiscono sta cosa. E mi sembra assurdo, cioè, perché nessuno menziona sta cosa. Cioè, la differenza di mentalità di entrambi. Loro puntano sul 20 clienti, li porti in gara, li seguo bene, eccetera. Lei ragiona su tutt'altro. Cioè, il target è tutt'altro, che devi avere poi le competenze fitness senza ombra di dubbio. Cioè, io non sto a mettere in dubbio questo. Infatti Maria Sole non sai un cazzo. Cioè, quando te fanno, poi vedremo come reagirà anche quando Eugenio tirerà fuori l'argomento "non sei un cazzo", lei come si difenderà? Ma vabbè, poi commenteremo, andiamo avanti. Ma questa non è una trainer, Ma non c'entra, c'è un trainer specializzato, è quello che segue bene pochi clienti. Cioè, anch'io posso dire seguo 500 clienti, ma non è un valore aggiunto, anzi, è una cosa che mi fa perdere, a mio parere, valore, perché vuol dire che questi clienti non li seguo in modo veramente dipende in che campo ti personalizzato. scontri. Cioè, quando tu entri nel mio sito internet, è chiaro quello che faccio. I miei competitor sono trainer o programmi che hanno comunque dei programmi massificati. Quando io dico è personalizzato in questo campo qui, che dopo uno può scegliere di diventare digital e quindi di dire la mia metodologia la standardizzo perché voglio arrivare a tutti, oppure un trainer può scegliere e dire io riesco a fare, perché mi faccio un culo così, 20 clienti massimo al giorno, no? Con quelli rimango, con quelli sto. Io sono partita così in palestra e poi ho deciso di fare una scelta completamente diversa. È ovvio Secondo che ci me il sono problema è paragoni. proprio quello di dire, cioè, io ho letto sul tuo sito, mi hai scritto proprio in grande, ma l'hai ribadito più volte anche te nelle storie, che il tuo programma è estremamente personalizzato. Ma nel mio Non... Sì, campo, cioè, è ovvio che io ho estremamente personalizzato vuol dire che io ho un cliente, gli faccio un'anamnesi completa e gli faccio un programma veramente personalizzato, Beh, io ho due considerando programmi. Se tutti i tu guardi, ho dati. l'Essential, che è quello ovviamente che mi permette di fare più clienti, dove c'hai la. Allora, qua ha detto è estremamente personalizzato nel mio campo. Ok, spiegami il tuo campo. Qual è il tuo campo? Argomenta.
Cioè, pure Mares non sa quello che cazzo dire. T'ha detto nel mio campo, la domanda che doveva essere posta è: scusami, qual è allora il tuo campo? Non lo saccio. Mandi le foto e io ti mando dei video che comunque sono inerenti a quello che tu mi racconti e raramente mi sbaglio, cioè raramente mi trovo ragazze che dopo un mese e mezzo mi dicono non mi sono allenata perché quello che mi hai mandato non ce la faccio, però entro 48 ore. Vabbè, qua a me dispiace, ma Cattivissimi ha completamente depensato, non sa che di, è palesemente in difficoltà e allora tira fuori una stronzata come Flavio Raponi. Ah, Flavio, io non so se guarderai questa live in futuro, ma non è che se io ti taggo solamente perché hai più follower di me, non puoi visualizzare, eh? Cioè, ti blasto pure a te. A me frega niente la quantità di follower, ok? Che poi parleremo anche della tua utilità nella live. Che è facile fai forti con i video registrati. Famo le live. Da quando uno scrive, Video dai, stra. mi distratti, devo terminare questo discorso. Che Vai, vai, cazzo? no, no. No, ti ascoltiamo, vai, vai. Ma chiaro, Comunque, dicevo, questo è un programma e poi c'è il programma exclusiva dove ci sono le live. Ma sapete che non capisco cos'è sta roba qui? Che cos'è? cioè, loro non hanno, cioè lui non ha capito, Cattivissimi. Che così devia solamente il discorso e dà la possibilità a Maria Sole di svincolarsi, cioè proprio la base della comunicazione. Se devi parlare di un tema, tu devi essere incentrato su quel tipo di tema, ammettendo che puoi fare riferimenti anche esterni. Ok, ma poi ritorni su quel tema. Cioè, il riferimento esterno è fatto sì per fare un paragone, per spiegare qualcosa. Ci sta per semplificare anche per le persone che guardavano la live. Ma facendo così, la stanno aiutando solamente per svincolarsi dalle accuse. È una cosa imbarazzante. Io mi sono imbarazzato a vedere sta live. E ora sono imbarazzato doppiamente guardando la live in reaction. Sì, lui non ha detto nulla, però a me non ha fatto entrare perché non faccio visual. In realtà, Cattivissimi, mi doveva fare entrare anche a me. Non in questa live. Mi fa, preparati che la prossima settimana ti farò entrare in live. Ma quale live? Scusami. Me lo spiegate? Cattivissimi. Tu sarai un blastatore, ma io sarò il blastatore del blastatore. Preparati. Ti distruggerò. Preparati. No, ma ti ascolto. Ma chi è? Ragazzi, cioè, chi è? Chi è? Spiegamelo, È non ho un'altra capito. storia. Ho una Se certa apriamo età, capito? quella parentesi non è più finita. Continuiamo con. No, comunque, questa era una domanda intelligente che mi hai fatto e voglio provare a rispondere. Cioè, dipende sempre uno in che campo gioca. Ovviamente io ho lanciato un'app e non ti dico i miei competitor perché magari li conosci, cioè può essere, non so, SGP, Selene che fa più o meno solo donne come me. Cioè, parliamo di quella cosa lì, un programma digital che permette a tutti, quando vogliono, di allenarsi più o meno bene. Per allenarsi molto bene, io ho un secondo programma, che ovviamente non è che con quello faccio 5.000 ragazze, ovvio, perché costa di più, dove c'è una personalizzazione maggiore.
perché ci sono le live, quindi le live. Anche nel primo programma, quindi quello che in teoria è standard, c'è scritto estremamente È personalizzato sul personalizzato, sito. perché se tu i video li Quello vuoi è errore, cambiare, hai un secondo me. problema, o non lo so, ma anche banalmente non ti sei mai Sì, allenato ma tanto anche nel... quello, cioè, io personalmente per programma personalizzato non intendo, mi dici quanti giorni a settimana ti alleni, uomo, Tanto. donna, esperto, No, principiante, e sono ti do un 40 programma. domande nel questionario, non sono poche. Poi devi avere un'abilità di capire subito una come impostarla, come farla allenare. Poi, attenzione, dipende sempre anche in che campo sei. Devi capire subito che tipo di allenamento fargli fare. Cioè, in che senso devi capire subito? Qual è? Su che base? Cioè, nel senso, tu vedi la persona fisicamente e dai per scontato che può fare un tipo di allenamento? Che tu pensi? In base a cosa? Spiegalo. Argomenta. Che domande fai nel tuo modulo? Faccelo vedere. No? Cioè quello Ma che quindi fai anche tu. qua, adesso te stai parlando, tipo hai detto che tu leggi il questionario e capisci come far allenare una persona. Guardo le Quindi foto. vuol dire che tu queste 5.000 persone, come fai a seguirle te? Allora, guardo le foto e ha fatto come se guardare le foto è essenziale. Allora, la foto, analizziamo la foto. Dalla foto che si può capire a distanza? Correlazione tra peso e altezza, quindi diciamo che si vede come è distribuito il grasso, che tipo di postura ha quel tipo di persona in base al peso non ho idea. La cellulite, essendo che le categorie sue sono le donne, sì, si può vedere ad occhio, ma io sto dicendo tutte le cose che vedrebbe una persona normale, ok? Quindi immagino una foto in cui magari la persona ha una spalla, una più alta, una più bassa, e un ignorante dice, ma come mai è questo dislivello? Cose di base, cioè nel senso la foto non dice nulla. Precisiamo, dice poco e niente della persona. La foto la inseriamo all'interno di un contesto che va a completare un'analisi della persona in maniera approfondita. Ma se vogliamo proprio essere precisi, per un'analisi approfondita della persona bisognerebbe fare una BIA, quindi vabbè, comunque sia pesarla, l'altezza, analisi del sangue. Chiedere alla persona se ha avuto problematiche fisiche, addirittura anche mentali, nel senso capire che tipo di approccio bisogna utilizzare nei confronti di quel tipo di persona, perché magari ha avuto un disturbo alimentare o magari ce l'ha. Cioè, ok, cioè Maria Sole, ne ho detto due tre cose così, nel senso in maniera veloce. Sicuramente le persone che stanno in chat come Robby dirà anche di più, sicuramente. Se vuoi aggiungere qualcosa, Robby, scrivilo pure in aggiunta all'analisi di una persona. Continuiamo con il video. Te lo spiego, innanzitutto non si scrivono tutte in un giorno, noi dedichiamo circa 3-4 ore, proprio il tempo che ci vuole, questo è il mio lavoro, per leggere i questionari e caricare i video. Il caricamento dei video è automatico, nel senso che io seleziono i video e poi dopo ho un programma che lo fa da solo, perché anche quello solo toglierebbe tempo. Il mio punto forte qual è? Che io ho 600 video, 600 e ogni giorno producono i video. 600 ore di allenamento, quindi ho un database gigantesco di allenamenti che io veramente posso cambiare, intercambiare, caricare, togliere sulla base dei feedback che ricevo. Ovvio che una si allena da sola, non la vedo, se fa male lo squat e magari abbiamo
però sono anche allenamenti intelligenti. Cioè, il mio obiettivo non è preparare delle atlete a fare delle gare dove effettivamente, se non hai un controllo specifico su tutto, non arrivi da nessuna parte. Sono donne parzialmente allenate che sanno anche muoversi bene e tu le fai divertire, le fai allenare, ma molte ottengono anche tanti risultati, ma non solo a livello estetico, cioè a livello anche di miglioramenti di tanti altri parametri. E il mio forte sono i video, io ho talmente tanto materiale che se c'è un problema, un'esigenza, io ti... Allora, la questione di video. Sulla questione di video, è un'ottima mossa. Perché, avendo un sistema di automatizzazione su cui lei lavora, ti sfoltisci le persone, cioè le problematiche delle persone. Perché se io so che ti do, diciamo che a vari livelli hanno i suoi pacchetti, faccio un esempio, primo livello, secondo livello, terzo livello, con un prezzo differente, no? Quindi, che ne so, primo livello principianti, secondo intermedi, terzo avanzati. Se a ogni livello ho una scheda già precompilata, tra virgolette, che la persona paga e gli viene spedita, è naturale che nel momento in cui una persona mi pone delle domande, io ho già la risposta, perché gli esercizi sono già precompilati. Cioè, vabbè. Che anche qua ovviamente non è che puoi inserire il discorso, è estremamente personalizzato. È personalizzato per il tuo business, questo sicuramente, ma non è personalizzato per la persona. Cioè, mi pare strano poi lei ha detto che la maggior parte delle persone si sanno già allenare, ma pure questa cosa non l'ho capita. Allora, se si va a vedere il sito e tutti i video, gli esercizi, per fare quelle cose, una persona principiante, più o meno dopo una settimana riesce a farle. Non capisco che cazzo di clientela tu hai, allora, perdonami. Se tu hai delle persone che si sanno già allenare, non hai bisogno di caricare i video. Boh. Io te la cambio, cioè tu prendi una qualunque altra app, se ti scarichi il programmino che ti arriva subito poi da quando paghi, e dici io non riesco ad allenarmi perché se gli allenamenti mi fanno cagare, non te li cambiano, cioè buonanotte a secco, hai perso i soldi. Io sto lì e chi mi vuole dare i feedback? È ovvio che le 5.000 ragazze, molte manco le sento mai, perché magari non si allenano, comprano il programma, se lo tengono lì e poi chi lo sa, questo è ovvio. Però quelle un pochino più incallite che le sento anche una volta ogni 3-4 giorni. Il mio lavoro è questo, cioè lobotomizzata, sto lì, rispondo email, rispondo a cose, carico video, cambio video, eccetera, eccetera. E questo comunque dà buoni risultati. Se tu mi dici, però, la stessa ragazza prendendo un personal 3-4 volte a settimana, facendosi seguire in modo specifico, beh, è che di servizio diverso, che ha un costo anche diverso, ed è ovvio che è migliore. E su questo nessuno può dire niente, però il campo nel quale lavoriamo io e te è diverso. Lo capite che ora l'ha detto e Mares non sa che cazzo dire, come cattivissimi. Lei ha detto, a me mi sta bene quello che tu dici, perché tu prendi una categoria, un target di persone completamente differente dal mio. A me non mi interessa seguire solamente 20 persone, io voglio creare, cioè l'ha creato, un sistema automatizzato che fatturo, punto. Ok, all'interno del fatturare inserisco diciamo tutta una procedura in cui cerco di capire la persona tramite un modulo, tramite quello che cazzo sia, i feedback, eccetera. E lei che ha detto, però, ovviamente se tu paghi un personal e ti segue passo passo,
È naturale che i risultati sono molto differenti. Cioè, gliel'ha messo in culo due volte a questi qua. L'argomento non è stato toccato, delle competenze tecniche. È una scelta. No, ma Io anch'io quando lavoro parlo di online. personalizzazione, mi riferisco al campo, al mio campo. No, no, ma pure io lavoro online. Amares, ma che cazzo stai a dire? Cioè, non hai capito proprio un cazzo di quello che ha detto. Cioè, sai perché voi state così? Ve lo dico io. Perché voi avete un'immagine. Parlo direttamente degli uomini, in cui la possono amplificare, diciamo così, chi è furbo capisce. E facendo un lavoro di creazione di contenuti in cui l'immagine è di Superman, a loro non gli interessa di creare un business tramite sito. Perché il loro funnel è si parte da Instagram, caricamento dei contenuti, persone che mi scrivono in direct. Ma perché scrivono in direct? Perché quello che gli crea il fatturato, diciamo così, è la fotina al mare, sulla spiaggia, a Dubai, in cui mostrano il fisico, le pose. La persona non scrive al personal trainer perché è competente, perché vuole essere come lui fisicamente. Punto. Il ragionamento è: se lui ha quel fisico, evidentemente ha delle competenze, gli scrivo, lo pago, poi questo avviene. E infatti lui dice che comunque sia segue le persone, la maggior parte delle persone, non so se lo dice in questa live o in un'altra, che fanno le gare. Strano, eh? Tutti questi fenomeni seguono tutti quelli che fanno le gare. Chissà perché. Per fare una scheda ad un cliente, tra lettura e anamnesi e stesura della scheda, ci metto almeno un'ora. Capisci che se prendo le ore di un Ma mese, perché tu hai anche una clientela diversa, fammelo ma io dire, eh? seguo online, cioè non sto parlando di personal trainer, io faccio il coach online, però per fare un programma personalizzato e che reputo degno di essere chiamato tale, ci metto un'ora. Cioè, lui diede come lei ha già capito che questi non capiscono un cazzo. Cioè, lo vedete dai movimenti facciali che ha fatto così? Come di sì, parla, che tanto io ho capito che tu non hai capito un cazzo di quello che so di. Cioè, ma vi rendete conto? Io sono imbarazzato. Io sono imbarazzato perché sta persona cattivissimi vuole fare le visual. A me lo so pure bene che vuoi essere virale o quello che cazzo vuoi. Fai intervenire le persone competenti. Ok? Cioè, è easy. E poi cattivissimi. Non è che fino a una settimana fa tu mi rispondevi in direct e poi non rispondi più solamente perché hai più visibilità. Ah, e poi, per chi sta vedendo la live, mi sono dimenticato che io lo se seguo Cattivissimi Show dall'altro profilo e non da questo che lo state a vedere. Ho dovuto inviare la richiesta all'account, con l'altro account, perché sennò non avrei potuto neanche fare la diretta, che poi mi ha anche accettato. Quindi già, comunque, capisco che tu vuoi solamente lo show dal suo punto di vista. Diciamo che crei diciamo un pregiudizio nel fa una live con questi personaggi per massacrarli, ma in realtà si vede che comunque dalle persone che invidi non li vuoi massacrare, in un certo senso. Vuoi solamente hype nelle live e basta. Di media, con
con clienti esperte che preparano gare, magari anche di più, con Non ci magari la credo, ma per forza, ma questa è una però cosa diversa. quando parlo di programma estremamente personalizzato, cioè io vado a controllare il volume di allenamento, l'intensità, la frequenza settimanale Questo e lo la scelta faccio, di ogni non singolo tutte, ma lo esercizio. faccio. Poi tu mi dici Però come fai, capisci cioè. che su 5.000 clienti Ma è non è che tutte scrivono lo impossibile stesso giorno. dedicare almeno un'ora a settimana per ogni cliente, ma anche un'ora al mese. Cioè adesso io non mi metto a fare il conto di 5.000 per le ore e vedere come sta, però Ma è se io ti abbastanza dovessi dire improbabile. quante sono le ragazze che sento, ecco, facciamo questa statistica, che sento abitualmente, che sono quelle che si allenano seriamente, e, insomma, che le vedi fisicamente, che sono ben allenate, saranno 200-300. Ovvio, ovvio, Ma non 200 basta almeno. 300 a parte che comunque nelle io Lo capite che a lei non interessa seguire persone che vogliono fare gare, ma solamente quelle che vogliono essere magre, basta. Cioè, loro non hanno capito e lei l'ha confermato ora dicendo, ma certo, quelle che si vogliono allenare seriamente sono 200-300, che poi è un numero anche generico, nel senso da 200-300, insomma, 100 persone in più da seguire e dedica del tempo. Io vorrei vedere pure con 50 clienti come cazzo fate. Vabbè. In tutto questo ancora non si parla delle competenze tecniche della Maria Sole, eh? Di Maria Sole. Zero. Si parla dei fatture, dei stronzate. Vabbè. Adesso le tue storie le guardo da poco, però ne avrò viste una 20-30 taggate massimo. Però c'è cioè, 20-30 tag su, cioè io Quello è un seguo. problema che io ho da sempre. Allora Sì, facciamo una però scommessa. Se io ok, domani dico, capisco. se io Cioè io domani. seguo 50-60. Allora, pure questa non è un'argomentazione. Nel senso, tu non mi puoi venire a dire quante foto devo pubblicare io. Cioè, capite? Se io seguo 50 persone, per una strategia di marketing non posso pubblicare tutte perché tutte non avranno gli stessi risultati, ma pubblicherò le persone che hanno avuto un risultato nel tempo più evidente. Però, ripeto, non è un'argomentazione da portare. Cioè, Mares che dice su 5.000 clienti, vabbè, mettendo questi 5.000, le foto sono 30. Ok, quindi. Cioè, tu stai a indagare sulla scelta delle foto che. Sulla quantità delle foto che la persona dovrebbe pubblicare. Quindi. Cioè, è come se. Vai dal un imprenditore e gli dici: guarda, secondo me tu dovresti fare così per poter fatturare di più. Ok, quello ti dice: e quindi. Cioè, che vuoi da me? Io ho scelto così, a me mi sta bene così. E quindi? Che argomentazione è? Cioè, quella ti dice pure. E sti cazzi? Cioè, scusa, se io voglio pubblicare 30 foto su 3.000 o 5.000, a te che cazzo te ne frega? Cioè, spiegamelo. Boh. Persone Sono e numeri che c'ho non contano 20% niente, lo di so che per voi è target. difficile pensare a sta cosa, però se io domani ho già fatto questo esperimento, perché infatti mi tirava il culo il fatto che avessi poche menzioni, ma non ti dico i problemi che hanno le donne, ma tu tagli, ritagli solo quelle fisicate, quindi già quella che si sente scarsa, neofita, che non mi taggerà mai, manco a morire, cioè mi taggano quelle un Ma pochino più tutti hanno le coraggiose. clienti, anch'io le clienti, magari neofite, che magari si vergognano a taggarmi, ma infatti di un 50-60 mi taggano in 20, però c'è cioè da Ma tu 5.000 hai un rapporto un persone, po' più almeno un stretto. 300-400 che ti taggano. No, lo fa, è successo un giorno che ho detto facciamo una prova
ho detto, ragazze, non mettete la faccia, mi fate una storia dove scrivete solo voglio, avevo messo un allenamento gratis, solo per l'iscritto, perché sennò uno dice, ovvio, è gratis, arrivano tutti, no. Solo per l'iscritto, avevo messo un contenuto, diciamo, gratuito, era 20 minuti l'addominale, una roba così. Mi hanno taggato in 700. Cioè, avevo in due giorni, durata due o tre giorni, 700 tag di ragazze che hanno scritto l'addominale. Riproviamo a fare questo esperimento. Però così capisci che c'è un qualcosa. Ok, facciamo l'esperimento. Quindi, che conferma questo? Mares, che conferma? Spiegamelo, illuminami, perché non ci sono arrivato. Che conferma? Cioè, quindi, se viene ritaggata su 700 storie, è la conferma dei 5.000 clienti? Boh, non c'è un problema di fondo. Mi dispiace. E non sapete più che cazzo di. Comunque la live non finirà qua, perché questo è un pezzo di video. L'altro è quello di un'ora. E lo vedrò tutto. Cosa ha portato questa persona a venire allo scoperto. Se ti pagano in 700, ti credo anche che sono 5.000. Però proviamo, fai questo esperimento. Cattivissimi, la tua utilità nella live non lo so. Spiegamelo magari se vedrai questa live. Cioè il fatto già che metti la mano sulla testa, quindi significa che è molto noiosa la live. Non sai che cosa dire, non... zero argomentazioni, cioè io mi vergogno per tutti voi, sono veramente imbarazzato. Tutta pubblicità per te, no? Cioè comunque è tutta gente che ti tagga, quindi ti va solo che bene. Sì. E i prossimi giorni fai sta cosa solo per i clienti, ovviamente ci deve essere il modo per verificare che siano tuoi clienti, adesso non so come. Vabbè, ma non è che mi metto a dare dei video due gratis a chi non è mia cliente, non lo farei mai, in atto economico per eccellenza. Quindi ovvio che sì, cioè si iscrivono quando hanno i video o hanno l'area utente attiva e io lo vedo, altrimenti non riuscirei neanche a caricare dei video a una che non è mia cliente, perché devi avere un'area attiva, compilare tutti i moduli della privacy. Cioè, per essere cliente c'è tutto un percorso prima che uno deve fare, al di là dell'anamnesi, no? Anche proprio di autorizzazione, ovvio che sono per forza clienti. Però effettivamente non nego che l'interazione che le mie ragazze hanno, per esempio gli uomini con chi si occupa del reparto mail, hanno un'interazione molto, cioè, più viva, no? E io penso, credo che la spiegazione sia questa, ma... sono numeri, cioè ci sono fitness influencer che hanno anche 1-2 milioni di follower e ti assicuro lavorano meno di me, che vuol dire? Purtroppo sono numeri, la mia crescita è organica, ragazzi, la vedete? Se siete un attimino esperti lo vedete che è una crescita organica da diversi mesi, se non quasi almeno un anno. E per lo più sono donne, che è il mio target, è questa la mia forza, cioè ho persone... Sì, però anche qua, se parlare, cioè capisco, cioè in target, possono essere in target quanto vuoi, però se hai un 10.000 follower reali, perché c'è... Ancora questo discorso. Oh, Mares, i follower non rappresentano i clienti, cioè... La percentuale di 80.000 persone non la puoi stabilire in percentuale su quanti siano diventati clienti. Cioè, lo capisci o non lo capisci? La tua domanda, o il tuo dubbio, sarebbe stato intelligente nel momento in cui... Maria Sole, come possiamo... hai un modo per vedere da dove derivano questi clienti? Che è una domanda a trabocchetto. Lei dirà, certo, sono tutti di Instagram. In qual caso, poi dovevi rispondere, ok, come hai misurato questo dato? Allora l'argomentazione della correlazione della clientela avrebbe più senso, perché dopo tu le avresti detto, ok, mandaci le analytics e le vediamo insieme, no? Non si può fare? Non posso? Almeno stava un po' alle strette. Boh,
reali attivi, cioè non sto dicendo che li hai comprati, ma sto dicendo che tutti gli altri per diverse ragioni non sono più attivi sul tuo profilo, perché se non gli esce il post, non... cioè te comunque quando clicchi un video, no? Cioè un video come post nel tuo profilo, le visualizzazioni a quel video sono la copertura, no? Quindi tutte le persone che hanno visto quel video. Quando i tuoi ultimi video post che hai pubblicato, fai 6.000, massimo 10.000 visual, no? Ok, allora ti Perché dico, io ho vuol fatto dire che... un'unica live nella community, quindi non nel canale dove io sono più forte, perché la community non la seguo mai. Vai a vedere l'unica live, quindi un allenamento che io ho fatto aperto solo alle iscritte alla community, quindi aperto solo alle iscritte del Maresole Training, ho avuto 520 commenti ai quali io non ho risposto, quindi avessi risposto veniva almeno il doppio, e una cosa come 20.000 visualizzazioni, che voglio dire, è una follia se ci pensi in Ma una community. 20.000 visualizzazioni le faccio io, cioè per farti un esempio, quindi non sono numeri, cioè un profilo da 80.000 follower reali ne fa almeno Ma guarda che 80.000. no, cioè ti concentri su numeri che non rappresentano però la realtà del mio lavoro, perché c'è un po' di tutto comunque in quei 75.000 follower. Cioè, invece di smerdarla, è lei che smerda loro, cioè gli sta di che non capiscono un cazzo. Cioè, non so se è chiaro. Cioè, glielo dice in maniera educata durante la discussione, ma la verità di fondo è questa. Cioè, anche lei ha detto, ma non c'è una correlazione, questo non significa nulla. C'è di tutto, non è che sono, voglio dire, tutte persone che mi seguono e che sono interessate quando faccio discorsi sul training a seguirmi, a interagire, a guardare le mie storie. Cioè, i miei stessi amici, quando iniziano a vedere i miei pippotti, la terza storia escono, non me la guardano più. Tutti me lo dicono. Quindi, No, cioè, però ti anche. dico, almeno i clienti, almeno i miei clienti, sempre le storie mi Allora tu mettono dovresti fare praticamente... assolutamente il programma che faccio io, spaccheresti. Spaccheresti? Ma ti dico, cioè la mia ragazza, cioè io comunque seguo ragazzi, per i ragazzi non va benissimo un approccio... Gli ha fatto un complimento, non sapeva che dì. Cioè, l'ha messo in imbarazzo. Io non ho parole. Zero. Cattivissimi, per mezz'ora non ha parlato. La mia ragazza ha un programma identico al tuo, ovviamente non dice che è personalizzato perché tale non può essere, però è un programma con programma di allenamento, video, spiegazione e cioè come lei ha ancora più. Ti faccio vedere una cosa. Sì. Allora, prendiamo pochi giorni. Non so se riuscite a vedere. Allora, devo oscurare le vendite nette. Allora, dall'1 al 13, lo vedi? Ho Sì. fatto 561 ordini, 561 persone che hanno acquistato il training. Questa è una cosa imbarazzante, Maria Sole. Il fatturato è pubblico e non c'è niente di male fatturare. Secondo, hai messo il computer al contrario. Cioè, quello che voi vedete a destra, la striscia nera, in realtà quella striscia nera dovrebbe stare a sinistra. Perché la parte, della struttura in cui puoi modificare il sito, quindi la parte dello scheletro, sta a sinistra. Centoventinove perché? Perché non tutte prendono so 129 l'ordine, diciamo il valore medio dell'ordine, no? Perché non Ok. tutte prendono magari il singolo mese, prendono i 3 mesi. Sì. 561 ordini e non è un filtro, sono ordini dall'1 al 3.
Poi è imbarazzante che fa vedere un computer e che non si vede niente. Boh, io non capisco questo che cosa potrebbe confermare, dato che non vedo un cazzo. Però vabbè, lei è contenta. Ovviamente ancora non si parla delle sue competenze in merito. 13. Qui c'è scritto l'anno precedente, ma non avevo questo sistema, infatti mi dice zero, no? È un paragone con l'anno precedente che manco ce l'avevo. Vedi? E sono tutte utenti, vedi il bollino verde? Attive che hanno comprato, qua ti dice quanto comprato, quanto hanno speso, giusto per far vedere che sono attive, poi non posso farti vedere quanto No, hanno. ma non esatto. Ok? E questo parliamo dall'una. Guarda che lo faccio vedere a Mares. Ascoltami, allora Sta facendo. devo cancellare un dato perché insomma è fatturato anche no. Allora, tu lo conosci questo programma. Ho messo il filtro 1-13 di maggio, ok? Ah, ora sì. Dall'1 al 3. In tutto questo, cattivissimi, non ci ha capito un cazzo ugualmente, ma ok. Il 13 di maggio 561 persone, uomini e donne, hanno acquistato, hanno fatto un ordine del training, ok? Valore medio 129 euro, perché? Perché magari hanno comprato un mese più la dieta, 3 mesi, che cazzo ne so. Come vedi, tutte attive, sono non attive, vedi il pallino verde, quello che hanno preso. Quello che hanno Che pagato. stai dicendo? Vabbè, te lo vedi? No, non c'è. Ascolta, come non lo vedi? Aspetta che metto 100 perché almeno ci stanno e dovrebbero essere 5 pagine, se ne ho fatte 500. Adesso, vedi, sono tutte attive, sono tutte paganti, cioè non c'è verso. Eccomi. Ciao, 561 caro. ordini dall'1 al Ciao, 13. carissimo. Metto il cell in carica perché se no non riesco. Te lo Ti ho conosco. traslocato un casino. Ti vedevo Vedete? Maria, ma sei piena di bei ragazzi qui, eh? Sei piena di bei ragazzi. Chi è lui? Ma è un figo lui, è un figo. Ma ciao! Ciao Ma ci ragazzi. vuoi Ottimissimi, parlare pure te? non ci ho Dai. Ma una detto figa che la mettiamo? Marco, qui abbiamo anche Buonasera ragazzi. Gianmarco! Cioè, Mario si è ospitato Gianmarco! a casa mia perché non gli andava il wifi. Io non andavo cioè, ho cambiato appartamento, non ho ancora il wifi, quindi sono venuto a scroccarlo. Gianmarco, fammi il hai colpo di capito o ostuco, che mi si gonfia qui la spalla. no? Palla. Ah! L'ho ritoccato da. Tutta sta scena per cosa? Cioè, non comprendo. Cioè, sono boh, così spiazzato. Non capisco. Boh. Speriamo Sta di mangiando averti di. presente in gara nella gara che facciamo in Abruzzo. Ma questo che dice, dalle tue storie hai messo attivo tutto, ma Cristo Dio, come tutto? Ordini. Ma non era questo, adesso te lo trovo perché. No, tu adesso no, per fare Aspetta. tutti gli attivi devo andare, adesso ti ho preso da maggio, dall'1 al 13, Vado a avevo due preso un mese intero. telefoni, tranquilla. Ragazzi, Aspetta, è così. Se volete, vi faccio vedere io aprile. Prendiamo un mese intero. vedo solamente un grossissimo intento nel giustificare le cose. Sinceramente, pochi giorni fa, circa una settimana, due. Allora, a me mi dispiace, ma questo era l'unica persona con un senso nella live, ma pure questo non capisce un cazzo. Mi dispiace. Cioè. Parti e dici, tutto questo è per giustificare. Ma cosa? Lei sta a rispondere solamente a quello che loro dicono? Cioè, che sta a giustificare? Mi spiegate? Lei ha detto, loro gli hanno detto, a me mi sembra strano dei 5.000 clienti. Ovviamente lei
non è che può dimostrare anche perché si vede male sul computer, no? Ma ammettendo pure che sia nel buono, tra virgolette, che prova, lei non sta giustificata. Lei sta a portare prove. Si vede male, sicuramente. Però lei sta a portare prove. Ci prova, quantomeno. Che sta giustificata? Cioè, me lo spieghi? Boh. Non ha senso come frase iniziale. Ho fatto una diretta con il boss qui sopra dove spiegavo un pochettino l'etica del personal trainer e dicevo, davo un pochettino dei consigli sul personal da non seguire. Ecco, diciamo l'esempio che non devono seguire è proprio il tuo. Io sono tanto schietto, Per quale sono. ragione? Dai, insegnami tu, Per vai. quale Dimmi per ragione? quale Perché ragione. la ragione Insegnami. principale per Però non tu insegni potersi. tanto, ma non insegni tanto bene, perché io ho 5.000 ragazze attive, quindi evidentemente il tuo ideale, diciamo, di personal Sì. trainer, lo dovresti divulgarlo. Troppa argomentazione per deviare il discorso. Chi l'ha detto che non so una personal trainer etica? Ho 5.000 persone, ho la dimostrazione. No? Quindi già inizia il percorso, sulle argomentazioni in cui lei ha capito che qua me li posso in culo a tutti. Poi voglio rispondere anche alla persona sotto dell'etica. Allora, io non so se questa persona ha seguito la live prima di entrare, ma lei l'ha detto. Lei fa un lavoro, cioè ha un target di persone completamente differente, no? Una persona che già parla così non ha capito un cazzo della live. Mi dispiace. Chiamalo. Allora, l'unica argomentazione che gli si poteva fare era, più che personal trainer, etico, un imprenditore etico, perché lei alla fine è questo. Cioè, lei utilizza la sua immagine da persona comunque sia snella, sportiva, con un buon personal brand e cerca solamente di fatturare di più. E questo è il punto. Ma bisognava attaccarla, come veniva fatto nelle storie di Cattivissimo, di Eugenio, eccetera, eccetera, sulle competenze tecniche. Cioè, il discorso è che bisognava fargli delle domande inerenti alla cellulite. Faccio un esempio, no? Quindi, ovviamente non è che si andava a attaccare la parte maschile, perché lei non segue i maschi. Quindi si prendeva il suo target, le problematiche del target suo, ipotetico, o quantomeno anche il target femminile, e gli si spiegava, tra virgolette, ma tu come aiuti le ragazze a migliorare la cellulite? E potevi già, diciamo, andare nel dettaglio del discorso, ma così. Si parla di cose generiche che tutti danno risposte generiche. Cioè, lei è molto più furba. Perché voi lo vedete che ha un'espressione, ha la comunicazione non verbale, anche quella paraverbale, quindi la modulazione del tono di voce, che passa dal passivo aggressivo alla calma. Comunque ha studiato durante la live e tutte queste persone, e ovviamente questo è l'ultimo arrivato, non gli fa né caldo né freddo, già vede come parte e lo distrugge, punto. Meglio, oppure comunque non è percepito tanto perché saranno tutte 5.000, Allora, saranno il tutte problema 860 coglione dall'1 al 13 di maggio. Dai, non si può, cioè. Sai che cos'è? Che se tu sei qui in questa diretta, probabilmente è un problema della live loro. Aspettiamo.
o perlomeno che cerco di divulgare, è la figura del personal trainer. Oltre ad avere delle, ovviamente, delle conoscenze in ambito anatomico, in ambito di allenamento, come diceva anche il ragazzo. Scusa, dici... scusa, Damiano, puoi un attimo uscire che faccio entrare un'altra persona? Vai, vai. Ok, vai tranquillo. Aspetta un attimo che ho trovato l'immagine, quella, questa qua, non so se si vede. Sì. È quella che ha messo attivi. Cioè adesso, in questa parte qua, no? Hai messo attivi. Non vedo. E hai detto che volevi far vedere che ne hai 5.000 persone. Sì. Poi nel video che parte dopo, l'impostazione è cambiata in tutti. Quindi non solo quelli attivi, ma tutti quelli registrati. Ho messo il mese di riferimento, perché sennò su 5.000 non riuscivo a farlo vedere. Il mese di riferimento l'hai già impostato anche prima. No. Mese di riferimento l'hai già impostato prima. Ma scusa, secondo te, se io in 13 giorni ho... Io la schermata di prima non si vedeva niente, perché era anche troppo lontano. Io ti faccio vedere la schermata... Come faccio a farselo vedere? Scusa, perché non è che puoi dire che te l'ho con database, eh? Scusami, come fa? Ditemi voi. Devo togliere qui, Dio mio, perché c'è il fatturato. Non voglio farlo. Lo vedi o no? Il fatturato è la cosa più importante. Ma il fatturato è pubblico. Il fatturato, chiunque, è una cosa pubblica. Non c'è nulla da nascondere. Non mi piace farvi vedere quanto ho fatturato da luna. E non, c'è, marzo, non ci piace. Allora, scusa, cioè, la fattura è un'emissione del tutto pubblica, ma è del tutto pubblica. Vuoi vedere? No, dai. No, guarda, io... Io voglio farti vedere i numeri delle persone che si sono iscritte. Ma i numeri... Allora, qua c'è stata un'argomentazione interessante, che comunque sia il fatturato deve essere pubblico. Fatturato, fattura nei confronti delle persone che acquistano il mio servizio. Lei che ha fatto? Ha giocato con diciamo, ha provato sulla psicologia inversa. Gli ha detto, sapendo che non poteva dire il contrario, dato che comunque sia il fatturato deve essere pubblico, gli ha fatto, ma che vuoi vedere il fatturato? No, dai, come di te denigro, no? Che vuoi vedere il fatturato? Quindi ti interessa solamente dei soldi? Sei invidioso? E infatti, è lui che gli risponde. No, vabbè, non voglio vedere il fatturato. Qua la risposta sarebbe stata: sì, fammi vedere il fatturato. Perché mi voglio fare... Proprio se si voleva continuare su questo tipo di discorso. Perché voglio farmi due calcoli con la media che tu hai detto e la quantità di clienti che hai. Cioè, invece, no. È stata molto più furba lei. Cucciolotti. Ma i numeri, cara, se io domani mi creo un programma che lo può creare chiunque, i numeri ci posso scrivere anche un milione. Non è questo. Tu sbagli l'etica, io te lo dico davanti, te lo dico. Cioè, io ho aperto due volte le tue storie, perché sinceramente non so, cioè ho chiesto anche a lui, non sapevo neanche tu chi fossi. Sinceramente, vedere un personal trainer che divulga e ostenta la sua ricchezza, che io dopo questa ricchezza non me ne può far di me. No, ma guarda, ti dico, io sinceramente non è una figura che apprezzo, perché un personal deve dare insegnamenti reali ad una persona, l'approccio che tu dai ad una persona. A me mi dispiace, ma ognuno sui social fa quello che cazzo gli pare. Cioè, tu non puoi sindacare su quello che pubblica una persona. Infatti lei lo denigra ancora. Cioè, lei dice, ma... Dai, non fa sti discorsi, cioè li prende pure per il culo. Cioè, che sta di maniera sottintesa, dai, non fa lo stupido. Su, parla di cose più serie. Deve essere anche di natura psicologica. Bravo, non solo di natura. 65%... Deve essere di natura psicologica. Mi dispiace, non sei uno psicologo. Di rinnovo, che è ma tu vai a numeri, cara, tu vai a numeri, tu ti sei costruita un personaggio. Scusa, questo è importante. Cioè, in realtà gente, no, non è che si è costruita un personaggio,
Lei è un'imprenditrice, è differente. Gente come Eugenio, che invece ha delle conoscenze reali, perché Eugenio lo Ma tu che ne conosco sai molto delle mie bene, è una conoscenze? persona Scusami, molto, molto domanda. istruita. Io Giuliano? mi domando, ma tu hai 5.000 Giuliano, ragazze e questo lui un attimo. capace che ne avrà forse 100 o 200? Mi sembra un po' strana questa cosa. Ma come fa a sembrare strana? Faccio un programma digitalizzato che arriva a delle ragazze anche all'estero che non conosco, che non ho mai visto perché il mio programma è A posto. digital, Do quindi dovrai ovviamente andare è un su programma tutte, fatto per dovrai arrivare andare su tutte le Bibbie del fitness e bodybuilding perché sei, secondo me, a a me. Ma tu numeri sbagli quando la entri in persona fitness e più attiva al bodybuilding. mondo. Cioè tu sbagli a Eugenio. pensare fitness e bodybuilding Attenzione. sono due cose diverse. Cioè, Buonasera. sono due mondi diverse. C'è una persona Ma, che non, faccia ma ti bodybuilding, basi solo non ti su dei faccio. numeri, non ci hai detto mai, io non ho visto mai che Buonasera a ci tutti. fai, non so, l'anamnesi di un paziente, spieghi All'anamnesi delle paziente arriviamo, esercitazioni se in le ragazze maniera domani nel programma non finiscono kinesiologica. l'anamnesi. Cioè io non ho visto appunti di kinesiologia applicati a fitness e bodybuilding, non li ho visti. Cioè io vedo solo numeri, mi sembra una pagina d'economista. Ma non è vero niente, se tu guardi il mio profilo è perché non l'hai guardato e ti sei soffermato perché ragioni a compartimenti strani sul Ma discorso no, dei cara, numeri. perché io Ora durante il parliamo giorno. dei numeri perché Fitness si parlava di influencer. quello. Se ti dà fastidio non parliamo dei numeri. La mia Io, comunicazione Maria Sole, quotidiana. sono completamente contrario a questi fit influencer che non Ma fanno non altro sono che dare influencer un'etica azienda, io sbagliata. sono promozione Sbagliata, è profit. completamente Riflettere su sbagliata. questo. Vabbè, allora bisogna che ti ammodernati, cioè ti devi un attimino modernizzare perché è anche una nuova evoluzione, ovviamente, del Bella. fitness. Poi non si può L'evoluzione. applicare al mondo del E tu bodybuilding. saresti l'illuminista che quindi ci dà questa evoluzione. Ma io non sono illuminista, io faccio il mio lavoro, faccio le mie cose, ho seguito e che cazzo me ne frega, cioè, nel senso, non c'è Eugenio, niente. hai alla giuria, Grazie. avrai la prossima tua Eugenio? collaborazione. Vabbè, un semplice personal trainer che dice a un imprenditore: non devi fatturare perché la mia etica è differente dalla tua. Bravo. Grandi argomentazioni. Mi piace. Io che fa Collaboratrice arrabbiato con giudice. la Familasi, mannaggia, me la sono pure dovuta andare a studiare, vai. Ah, l'hai studiata, quindi ti chiedo qualcos'altro, Maria Sole. No, ma no, non sono qua per farmi Tipo, interrogare, cioè quando tipo avrò voglia di fare un corso di formazione sapete cosa fai? ma tu Pago. il ciclo di Krebs, sapresti Ma ce l'ho, l'ho cosa studiato quando ho fatto il personal training, l'hai questo metodo studiato non con la mi basta FIF? Con la interrogare. FIF l'hai studiato, quindi? No, sì, lo so che tu ironizzi sulla FIF, però sinceramente mi sono trovata molto bene, avevo fretta, ho bisogno di fare Ah, il avevi corso di. fretta, avevi bisogno di velocemente di un diploma, Ho giusto? fatto più velocemente, ovvio che se ti iscrivi, qual era l'altro corso che voleva 2 anni, io già lavoravo, Ma cioè effettivamente non senti, avevo allora, tempo di posso farlo. farti delle domande banali che No, se ancora mi non fai ti delle hanno. domande tecniche non sono qui per farmi interrogare la te. Non sei qui. No, È vabbè, non l'avvocato. faccio il professore anche perché non amo fare il professore, però ti faccio delle domande. Stunnato proprio, Eugenio, si è partito malissimo, cioè ti ha proprio blastato, perché quando tu hai provato a tirare fuori l'argomento ciclo di Krebs, dovevi andare là, mirato, e gli avresti fatto fare una figura di merda. Invece lei ha fatto la passiva aggressiva, da qua sarà tutta un'escalation di questa passiva aggressiva in cui lei tenderà continuamente a sottomettere loro, dicendo: ma tu non sei questo, non puoi farlo. Ma tu non sei quest'altro, non puoi farlo. Niente, l'ha stunnati completamente. L'approccio che doveva essere fatto da parte di Eugenio appena entrato doveva essere completamente differente. In questo caso, io avrei fatto una ramanzina in primis a tutti, in maniera goliardica, dicendo: ma sì, avete parlato di tante belle cose, ma poi della parte essenziale del personal trainer non avete detto un cazzo. In questo caso, ovviamente, è una affermazione generale in cui tu puoi giostrartela come ti pare, perché la domanda poi sarebbe stata: in che senso? E poi lì
se andava con il discorso, partendo da cose basilari, tra virgolette, per salire e quindi metterla in difficoltà nel target suo, che sono le donne. Ma non ti Riguardo. rispondo alle domande tecniche io, non ti No, no, rispondo no, alle non faccio domande te tecniche, sarebbe troppo semplice, troppo facile distruggerti con le domande domande. Ma non mi tecniche. distruggi niente, sinceramente, guarda, io faccio il mio. Ma Diciamo che tra senti, è importante per me, ma è permettimi, da importante quant'è che anche per eserciti qua. questo lavoro? È troppo semplice distruggerti e non te le faccio. Scusa, allora perché sei entrato? Non dovevamo parlare delle cose tecniche, anzi, non dovevate parlare delle cose tecniche. No, sbaglio. Io le storie di Cattivissimi li vedevo e si parlava esclusivamente di quello quasi. Anche perché una persona che prende altre foto viene il dubbio, ma questa persona ha veramente le competenze per fare questo tipo di lavoro? Vabbè, continuiamo. Ma perché dici che mi arrabbio? Eh? Da quant'è che sei? Da quanti anni eserciti questo lavoro? Allora, io praticamente che sono nel mondo dello sport da quando avevo 12 anni. Perché io 12 anni ero in nazionale a tennis, ma allenavo 6 ore al giorno e ho fatto questa vita fino ai 18 anni. Sono Ok, stata una e delle questo con il grandi fitness non preparatori del c'entra mondo. nulla. Con il fitness non c'entra nulla. No, infatti, però tu mi dici, sai, uno magari può pensare, ti sei svegliata, hai iniziato a lavorare sul tuo corpo, eccetera, eccetera, a 25 Mi anni. rispondi alla domanda, da quanto tempo fai la personal trainer? 6 anni. 6 anni, sicura? Va bene. Ci crediamo? Sei Ce lo anni. dimostri in Io non qualche ci modo? credo. Il primo corso l'ho preso 6 anni. Non è un'argomentazione. Ci crediamo che cerchi la conferma. Cioè, non è un punto in cui si può argomentare questa cosa. Uno può dire quello che cazzo gli pare. Non si può sindacare. Dove sta lo storico? Boh. Io ti dico che mi alleno da 20 anni. Faccio schifo? Sì, ma io te lo posso dire ugualmente. Certo, poi una persona ragiona e dice tu hai totte anni, eccetera, eccetera. Ma che argomento è? Da quanto tempo è che t'alleni, queste cose così. 5 anni fa, ora sinceramente ho un dubbio tra 6 e 5, però insomma il corso l'ho preso, l'ho Stai fatto 6 barbettando? o Stai 5 anni barbettando? fa, non mi Ma ricordo. quando eri ancora in Emilia-Romagna o quando eri in Lombardia? Emilia-Romagna non sono mai stata No, do praticamente. dove sei nato? Io sono nata in Emilia-Romagna, ma non ho mai vissuto in Emilia-Romagna, ero a Firenze quando ho fatto il corso. Sei nata nella stessa cittadina di Fake Rossi, lo sai? Sì? Ma andate a Forlimpopoli sono nata io. Esattamente, Impossibile! esattamente, è proprio È così. nata a Forlimpopoli, ha Sì, pensato di luce comunque, grazie. senti, scherzi a parte. 7 anni che diciamo l'abilitazione, facciamo così, per fare la personal trainer. E Bello quindi che sei un prima uomo, lavoravi in donna. palestra, tu seguivi personalmente le persone in Primo, ho palestra. 2 anni in palestra, sì. 2 anni, 2 o 3 anni, sì, quindi da meno. 7 sono passati 2. Dove? No, dopo ho iniziato il percorso di training a distanza. Per un anno non ho più fatto niente perché ho avuto altre priorità. Cioè, se tu mi chiedi quanti anni hai lavorato in palestra e non hai ricoperto i 7 anni di personal trainer, in palestra ho fatto terzo anno già a metà, avevo iniziato il programma Ok, online. senti, questo programma online Sì. prevede, cioè si basa su un algoritmo che... Ovviamente Cattivissimi non viene proprio più inculato, fa il simpatico, ma la sua presenza è completamente pari a quella di niente, cioè zero. Come no, l'hai detto tu, Maria Sole. L'algoritmo mi aiuta a caricare i video, cioè quindi tutto il processo, il procedimento di gestione Tu delle hai detto richieste, degli testuali parole in invoice. delle storie che abbiamo anche registrato, che Sì, tu ma hai lo so che ci ho questo algoritmo lavorato avanzatissimo che io. ti permette di scegliere, che lui sceglie dei video in base alle tipologie, al somatotipo, alla struttura della No, cliente, quindi non gli ho fa detto fare... questo. Ho No. detto che i video li scelgo io e l'algoritmo li carica in automatico, perché è stato istruito da Allora me. che algoritmo è? Scusa, che vuol dire caricare i video in automatico se li scegli tu? Basta un clic per caricare un video se l'hai scelto tu.
No, che ha a che fare così, perché quando hai 300, no? 400 ragazze, se tu per ogni ragazza clicchi 5 volte, ci perdi tutta la giornata. Quindi ho un sistema, la piattaforma, ho dei cluster che per oggi fondamentalmente gestisco. Scusa, quindi non è un programma, un machine learning, un'intelligenza artificiale che in base al cliente... È un machine learning fatto su 6 mesi di test, quindi molto basico, diciamo, le prime istanze, però tutti gli effetti. Ovvio, ci sono machine learning che richiedono anche un anno e mezzo, forse anche due, di tester, no? Ti dico la mia idea, no? Tu hai un potenziale, tanto che il caro Piero, che è uno che ci vede lontano, no? Si è subito buttato a pesce sulla tua figura. Comunque qua nessuno sapeva un cazzo né di algoritmi né di niente. Infatti hanno cambiato subito il discorso perché sapevano che non potevano continuare l'argomentazione. Palese. Figura sulla tua immagine, perché effettivamente ti presenti bene. E ti devo dire la verità, io all'inizio c'ero anche cascato, perché non avevo guardato con molto interesse il tuo profilo, no? E di prima acchitto potevi sembrare anche una figura interessante, perché sì, ti presenti bene, c'è da dire che c'è un buon lavoro dietro di marketing, di immagine, sicuramente l'agenzia o le conoscenze molto intime alle quali ti affidi hanno lavorato bene su questo. Chi sono le conoscenze intime alle quali mi affido? Dopo, se vuoi, lo diciamo. Scusami, tu lanci il sasso e hai paura di... No, la mano, lanciala anche la mano. Il problema... No, ma non mi va di entrare nella... Non mi va di entrare nella privacy delle persone. No, però, allora, cioè, se tu non vuoi che la privacy... Perché non... Qua però lei ha ragione. Perché tu vuoi attaccarla da sto punto di vista, nel senso che ha creato una bella immagine. Non metti in mezzo le cose in cui tu non puoi parlare, perché poi non puoi continuare la discussione e la tua credibilità cade. Punto. Di solamente hai costruito una bella immagine, basta. Non di il tuo staff, le due cazze, le due... le cazzatine, queste cose così. Se non puoi parlare di cose, cioè, se puoi dire le cose, se dici le cose a metà e sai che dirai le cose a metà, non tirarle fuori. Cioè, è un consiglio, già, perché non puoi sostenere quelle cose che dici. Poi è un problema. Non ho nessun problema. Però venga in un certo senso minata, eccetera, eccetera, dici una cosa, vai fino in fondo, non è il problema. Non mi va di parlare comunque della vita privata. Comunque non ho nessuna agenzia, te lo volevo dire, faccio quasi tutto da solo. Eugenio, hai toccato il sesto dolente. Scusami, no. No, non c'è l'agenzia, ci dici che sei 8 dipendenti, quanti sono? Sì, ma non è che è un'agenzia, sono dei miei collaboratori. Ma i dipendenti sono regolari? Tutti regolari, la maggior parte collaboratori, 4 assunti. E perché sulla visura non risultano? Ma quale misura? Ho aperto la società 3 mesi fa, non puoi vedere. Misura camerale? No, l'hai aperta a dicembre la società. Sì, ma era in attivo e a gennaio. L'ho messa in regola a febbraio. In regola, le ho assunte a febbraio. Il resto sono tutti collaboratori che non lo puoi vedere dalla misura. Ok, quindi quando aggiorneranno i dati della misura vedremo anche i fatturati da 150-60 mila euro. Certo, io il bilancio non l'ho ancora presentato, perché lo scorso anno nel regime forfettario la società è entrata in attivo, l'ho aperta a dicembre, novembre non mi ricordo, ma era in attiva. Allora perché ci parli di fatturati che non vuoi mostrare e adesso ci dici... Ma come fatturati che non posso mostrare? Ho mostrato maggio a tutti gli effetti, è operativo con la società. Marzo uguale, febbraio 150.000. Quanto? 151.000. Sì. Ho capito. E quindi vedremo questi bilanci... Poi li vedremo quando saranno pubblichi questi. Ma certo, quando saranno certo. Pubblichi. Okay. Beh, comunque, ora che WooCommerce, che è come dire presto, c'ho tanto... Niente. Ormai loro piano piano diventeranno sempre più piatti.
lei se li mangerà completamente perché ha capito che non hanno capito quello che fa lei e sa come direzionare l'intera live. Starete super informati, possa mostrare, cioè alla fine lui prende in incarico gli ordini che vengono pagati con carta di credito, quindi non sono ordini che uno non paga, no? Uno paga con carta di credito, WooCommerce, che è il programma che ho io, li metti insieme, ti dà delle statistiche e tu vedi. Quindi difficile, ma non mettere dei pagamenti, li faccio io auto da sole e poi mi rimborso, cioè secondo te com'è possibile, ma non mettere su un programma di questo tipo gli ordini, il numero di ordini e quanto incasso ad ogni ordine e il totale. Cioè, secondo te, ora non ti faccio vedere perché non è carino, però questo Sì, programma mi ho fatto uno screenshot con 3.200 persone perché poi ti dicono che c'è i follower indiani. ma i follower italiani non ti so spiegare, No, io non non ho ce l'ho comprato perché nessun magari non follower, quindi che cazzo ne so, ci sarà anche qualche follower indiano, però questa piattaforma qui è una piattaforma avevo solo un numero. Cioè, Eugenio, guarda, ti giuro, non si sta parlando minimamente di ciò che riguarda un personal No. trainer, si parla di Ma numeri, sai cosa mi dà di numeri. fastidio? Che quando parlano di numeri ti intrippi. Non si sta parlando della figura del personal trainer solamente i numeri. Perché tu non parli? A me pare che tu stai lì così. Parla. Poni. Fai delle domande. Poni delle domande. Chiacchiera. O non hai le domande da fare. O neanche tu sai veramente l'argomento. E confermi quello che ha detto Maria Sole. Non ne dobbiamo parlare. No, Allora, se hai ordine di non parlarne, io non ne parlo. no, ma lo sai dove volevo andare a parare, Maria Sole? A parte il fatto che Se questi tu sono pensi che numeri. io faccio questo fatturato che ho, ho creato un algoritmo apposta, perché questo sarebbe meraviglioso, che cosa fa? Falsa i risultati di WooCommerce. No, non è un algoritmo, No, non è un basta. algoritmo, infatti questa è una cosa semplicissima, cioè tot di pagamenti incassati, ti dai lordo, ti dai il netto e glieli vedi, non è l'algoritmo. Infatti come pensi che questo possa essere falsato? È un codice HTML che può essere modificato tranquillamente, penso che tu lo Non è sappia un fare. codice HTML, Ma come? assolutamente, questo qui non è un Sì, codice HTML. ok, se tu veramente fatturi 60, dai 60 ai 150 mila euro al mese, visto che hai una società a responsabilità limitata con 10 mila euro di capitale, di cui tu detieni il 60% e il 40% una signora del 60, credo Quando che ci sia saranno i tua madre, bilanci lo vedi, ovvio che giusto? io sono partita a È gennaio, guarda i bilanci. tua madre il socio, Maria Sole? Sì, è Ok. visibile questo. Quindi quando sarà. Cioè, ma precisamente di che cosa parlano? Eugenio parla del codice HTML e non approfondisce. Se tu sai che si può modificare, parlane. Se no, non parli. Non dici le cose a metà. Cioè, mi pare una cosa ovvia, no? Lei l'ha completamente blastato perché ha detto: come posso mascherare determinate cose che mi faccio i pagamenti da sola? Cioè, solamente col sorriso che si è bloccato così, ha già capito come direzionare l'intera la parte finale della live. Cioè, ragazzi. Ma di che cazzo state a parlare? Cioè, Beristari gira come un pedalino. Io non c'ho parole. Saranno pubblici i Pubblici. bilanci, quando saranno pubblici i bilanci di questa SRL, vedremo se effettivamente questo fatturato sarà Ok, da quindi a questo punto potrei capire che WooCommerce, comunque i fatturati, perché sono scritti qui, non sono falsati. finché ci mostri una lista di 5.000 presunte Ma clienti guarda, allora non stai, attive no, o non attive. guarda me, perché tu dici che è una lista. Io to guarda, guarda me, Sì, scusami, oh, mi fai finire il discorso? eh. No, però dici, Ma ci mostri una io te lo lista. auguro di guadagnare quelle cifre, Ma perché... lascia stare quanto guadagno io. Io ti voglio far vedere un altro dato, che non è un dato di guadagno, poi ovviamente il guadagno è conseguenziale a questo.
il numero delle persone, ok, che si affidano a me. Non togli quella roba lì. E ti ho fatto vedere questo. Non so se tu lo vedi. Ho messo il periodo di riferimento. Ma non si vede niente, Maria Sole. Ma come, come devo fare? Scusa, mettilo, aiutami. Non si vede, non si vede. Non ci vuole non un... si vede? Guarda! Ma non si vede! Come devo fare? Perché noi vediamo un quarto del, del... Vedi che siamo divisi in quattro, quindi vediamo un quarto. E come posso fare a fartelo vedere? Si può condividere uno schermo? No, mi fido ciecamente. Anche se hai dichiarato, anche se hai dichiarato di rubare le foto degli altri, mi fido, ok? Ci è vero, l'ho dichiarato. Ci fidiamo, aspettiamo che esca il video. Vedi quanta credibilità tu possa avere. Ci vediamo e aspettiamo che escono i bilanci. Quello che voglio dire. Dopo però li soffri, perché dopo c'è la conferma. Ma io ti auguro, io ti auguro di fatturare oltre i 2 milioni, 3 milioni di euro l'anno. No, quest'anno chiudo un milione, dai, non dico. Ok, te lo auguro. Quello che non mi torna, però, è il personaggio costruito. Ripeto. No. Sì. Sì, perché è il classico personaggio. Non ho niente di classico, io mi dispiace. E invece sì, no. Perché mi ricordi tanto quelli che fanno trading online, che vogliono insegnare a diventare milionari gli altri, che ostentano macchine, firme, soldi, no, guadagni. Tante parole. Sì, ok, Eugenio. E quindi, cioè, qual è l'argomentazione in questo caso? Come una persona si pone su Instagram? Ok, è una scelta personale. Quindi? Boh. Questo serve a far pensare alle persone che questo influencer, questo personaggio è un personaggio di successo. Bravissimo. E quindi ad affidarsi a lui. È solo marketing, è la costruzione di un personaggio utopico. Bravo. Utopico che non esiste. Bravo. Nella vita, Maria Sole, la vita è fatto di altro. Da personal trainer devi insegnare altro, un personaggio devi insegnare altro, un personaggio che non ha risultati. Un personaggio che non ha risultati in quello che fa. Prendo proprio per questa ragione. Sai, se io facessi vedere due cuori e una capanna, facessi vedere che non ho un cazzo, facessi vedere come tanti miei competitor che, ma dai, Maria Sole, la lavatrice dietro, prenderei Maria Sole, un personaggio che non aveva nemmeno i risultati dei clienti, tanto che ha dovuto andare a prenderli altrove per dimostrare di saper fare quello che questo dice. L'ho già spiegato e ho anche spiegato il motivo. Cosa? Cioè, io quelle foto le ho prese in un momento, infatti oggi dico non ci sarebbe stato alcun bisogno, ma l'ho preso in un momento in cui innanzitutto non era... Ma lei, un mese fa, due mesi fa, ma di che parte? No, sono foto di 2 anni e mezzo fa. Ma non è vero! Non è vero, ho dimostrato quella spagnola che l'ho... Ma non è solo quella, non è solo quella. Ti sto spiegando una cosa. Io, se devo prendere un cliente, visto che associate il fatto delle foto finte al riuscire con quelle quattro foto finte a prendere più persone, magari fosse così, ma mettiamo che cazzo, quelle quattro foto che ho preso mi hanno svoltato. Va bene, facciamo così. Io, se ho... devo vendere mezza roba o devo farmi notare, lo faccio attraverso le storie, perché il feed, voglio dire, uno si guarda le prime 30 foto e poi c'è chi è che va giù nelle storie. Quelle quattro foto, tolta la spagnola, ok, che avete trovato, che effettivamente, ma lo dico io, sono... immagina quelli che non hanno trovato. Grazie. Immagina quelli che non hanno trovato nelle mie storie in evidenza, e ce ne sono varie, non c'è solo nelle storie in evidenza. Ma se ti giuro che le storie in evidenza ci ho messo mezz'ora a capire che erano lì, perché avevo fatto sto bollino delle storie in evidenza, me l'aveva fatto chi mi seguiva il marketing un anno e mezzo fa. Mi ero completamente dimenticata che erano lì. Tant'è vero che quando hanno iniziato a commentare sulla foto, ho detto, porca puttana, me ne mancava una che non ci arrivavo a capire. Speriamo commentino, così vedo dov'è sta foto. Ci ho messo 2 giorni a togliere, proprio l'ho cancellate, a toglierla perché non la trovavo. Senti, Maria Sole... Stunnati. Incredibile, guarda. Vabbè, raga, è che qua che c'è da commentare, guarda come sorride, cioè, addirittura gli ha detto grazie che avete fatto quel tipo di lavoro, perché così, oltre che a maggiore visibilità, ho avuto l'opportunità di cancellare quelle fake, di ripulirmi l'immagine,
venendo in live. E niente, regali, sta bla sta. Ovviamente non si parla di cose tecniche, quindi tirerei fuori delle argomentazioni tecniche generiche, perché non ho Maria Sole in live in cui ci posso parlare. Quindi non potrei tirar fuori delle argomentazioni esterne. Anche perché me la canta e me la suono, quindi non ha senso. Mamma mia. A me fai quasi tenerezza, perché io ti capisco. No, che... io capisco che tu, da mamma, in un certo modo mantenuta, hai voluto comunque... In che senso? Mi mantengo da sola con questi fatturati, pensi che io avrei bisogno di mantenere. Dai, fammi finire a parlare, come se non conoscessi comunque la storia. E cosa conosci? Guarda che io sono qui, però io non ho nessun problema. Sei tu che hai paura a dare seguito a quello che dici. Non sei tanto coraggioso, però. Non, ma allora, è una questione. Se hai paura, se hai una denuncia, ma figurati, perché non parlare? È una questione di privacy, sai, siccome conosco le leggi, so come muovermi. Ma guarda, vai tranquillo. Vabbè, è mantenuta. Quindi, che argomentazione è? Non sanno più a cosa attaccarsi. Cattivissimi. Vabbè. È dal primo minuto della live che non ha proprio idea di che cazzo parla. Quell'altro, quello in basso a sinistra, non comprendo la sua utilità. Eludiamo le leggi, che io sono bravissima in quello, questo. Quello che posso dire, lo dico, ma anche... Anche per non invadere troppo la privacy delle persone. Sì, però non è che puoi, sinceramente, non ti fa neanche tanto uomo fare questo. Cioè dire, due figli, mantenuta, però non parlo. O vai fino in fondo... Io perché tu in realtà stai istigando le persone a dirti delle cose. Io penso di... Tu istighi le persone. Tu istighi le persone a dirti delle cose. Eugenio, per pura privacy, non lo fa. Da sola... Potresti campare su una denuncia, ti basta una denuncia, fai un registraschermo e dopo hai tutto il materiale. Non fare così, non è che lui è stupido. No, io penso di poter dire che prima che la Maria Sole iniziasse questo suo percorso di diventare una fitness influencer, perché è questo quello che... Fitness influencer, io ho tutti i giorni aziende che mi chiamano per collaborare e fare l'influencer per loro. E da quando sono partita ho detto di no sempre a tutti. Va bene, vogliamo chiamare imprenditrice di se stessa. Okay. Prodotti, e non faccio l'influencer di nessuno. Non fai l'influencer, ok, di se stessa, possiamo dire. Vabbè, così. È una cosa diversa, cioè ho un'azienda, sono manager della mia azienda. Okay. Da quando prima di iniziare questo percorso, scusa, tu facevi a tempo pieno la mamma, giusto? Me lo confermi questo? No, l'ho fatto per un paio d'anni, prima lavorando in palestra, e prima di lavorare in palestra ho fatto un master in Bocconi, prima di fare il master in Bocconi ho fatto la trenare allo Juve in lingua interpretariale. Poi hai sposato un noto dentista, hai fatto la mamma come... E poi, visto che c'era comunque la possibilità del tempo a disposizione, ti sei lanciata in questa avventura, lo possiamo dire? No. Tempo a disposizione, io andavo a registrare i video. Questa non è un'argomentazione, Eugenio. Cioè, nel senso, se io domani io incontro una persona benestante, no? E va bene, si fa la storia, un figlio, è benestante questa persona. Ma magari che mi dà l'opportunità anche a livello economico di lanciarmi come personal trainer, che cosa ci sarebbe di male? Ovviamente questo non giustifica la mancanza di competenze tecniche, conoscenze biologiche, anatomiche, biochimiche del corpo umano, che poi tutto questo discorso si dovrebbe incentrare sull'allenamento, perché ricordiamoci che qua ci sono persone che allenano, non alimentano la persona. Quindi non si occupano di alimentazione,
si dovrebbe parlare solamente di fisiologia, allenamento. Basta. Ah, vabbè. Esseri imprenditori, dai, perché alla fine il personal trainer è anche un libero professionista. Dalle 6 del mattino alle 10 del mattino, non avevo tanto Ripeto, tempo. vabbè, per farla breve, No, però nel senso, perché te la racconti tutta, a me va te la racconto tutta. benissimo che tu registri i video e vendi dei pacchetti con dei video registrati ai clienti. Per me va bene. Anche, ti dico anche Adesso sai brava, quanti perché inizieranno a fare la significa stessa cosa? che. Sai quanti inizieranno a fare la stessa Ma cosa? no, ma è perché Pochissimi. che sei la prima, Maria Sole, ma Sì, sei a fare i video come faccio io, Ma dai, ma professore. fa, dai, Sì, dai, per favore, per assolutamente favore, sì. per Io ho favore. Senti. accompagnato ragazze per 2 anni e mezzo, dove ogni mese davo 5-6 video nuovi, totalmente montati come video su YouTube, non i 10 secondi, i tutorial di 20 minuti. I miei video sono un'ora di allenamento con l'audio montato dopo che io monti i video, C'è ok? Quindi un'applicazione in America, si chiama FitPlan, ma lo sai da quant'è che le FitPlan la fanno? scarico sempre, ti Ma fai i guardate video, quant'è che le ti fai fanno i queste video cose, 10 da almeno secondi, non 4 è anni, con assolutamente, tutti non gli è importanti niente. influencer di fitness Ma non è americani. Quindi minimamente uguale a non ti quello che sei faccio inventata io. nulla, Maria Sole. Ti dico brava perché hai fatto un buon lavoro dal punto di vista dell'immagine, sicuramente. Quindi mi sta anche bene perché Però quando ti do le risposte, le cose dici sono andato sbagliate, non vuoi bene. ascoltare. Fai muovere le Quindi persone così. e le fai muovere ad un costo relativamente accessibile. A me mi sta benissimo, Ma relativamente davvero. accessibile, se tu guardi il panorama nel quale mi muovo, su una delle più care, non è proprio così. Comunque. 30 euro va bene, Ma cioè ci dov'è può 30 euro? stare. 79 euro costa il mio Ma mese. perché mi devi stare puntualizzando? Cioè, Ah, perché devi dire delle cagate, io te le ti devo sto venendo contestare. incontro, mi stai puntualizzando sul prezzo come per far dire io sono quella Scusami, cara, mi sono capisci quella. che E se io io sono. vendessi il programma a 30 euro Mi a me. sembra. Lo vediamo subito. Allora, www.mariasole.com. Oh, dovrei venire proprio questa immagine. Vabbè, mo quanto ci mette per carico. Attenzione! Non carica. Riproviamo più tardi. Non puntualizzare che lei è 5.000. una che offre servizi di lusso. Senti, servizi, offro servizi di lusso. Senti, a parte questo, Servizi di lusso con le. l'ho visti i prezzi, ci sono anche i prezzi fino a Non è 30 30 euro. euro, nulla costa 30 euro dei miei Ma programmi, l'ho visti niente. io. Dove hai L'ho visto 30 visto. euro? 30 euro è la live un'ora e la puoi Ah. fare solo se c'è un programma pagato di 79 euro Va minimo, bene, quindi ok. cioè, E sbagli. mi sta benissimo che tu faccia questo. Il problema è come ti poni, ok? Mostrando qualcosa che non è reale. Ma in che senso? Fammi capire, perché non capisco Nel cosa senso che c'è non hai che le non competenze, non hai le è reale. Ma competenze. cosa vuol dire non ho le competenze? Perché I 5.000 ragazze mi che io parli ho di e che sono zuccheri, talentate, nessuna si è mai mi fatta parli male, di zuccheri nessuna nei mai ha avuto carboidrati, Maria problemi. Sole, mi parli di zuccheri nei carboidrati, mi Ma parli di. volevo dire amidi, volevo, Ma ma che non l'ho volevi dire? Mi spiegato mille parli volte, volevo dire. di integratori Eugenio, Ma volevo Eugenio, dire zuccheri prima di lasciare neonati, questa diretta, yoga, che yoga col sinceramente, pomodoro, ma fate ridere, che dai. sinceramente è anche un poco deludente.
grande, perché mi aspettavo che si parlasse anche di competenze tecniche come lo voleva la maggior parte della gente. Ma tu dopo 3 anni hai iniziato a parlare delle macchine, di quello che ho, ma quali competenze tecniche? Tira su, ma di quello che mostri di avere, che è diverso, di quello che mostri di avere. Tu non segui le mie parole. Maria Sole, tu non segui le mie parole. Io ho parlato, no, parli sopra, ma parli sopra, come fai? Non... Puoi anche uscire, con te non parlo, perché dimostri di essere zero, cioè di essere proprio piccolo nelle tue dichiarazioni. Se avessi anche qualcosa da scontrare, e tu ora, pensa una cosa, sei proprio bruciato, totalmente. Ma tu pensa una cosa, con il tuo di è così, pensa quando tu... Oh, che coglioni, però. Si vede pure il live, vabbè, vaffanculo. Handicappato che non carica. Vabbè. Sti cazzi. Comunque c'è sta il programma a 30 euro. A me, tesoro mio, mi dispiace, ma Maria Sole c'ha ragione. Parli, dici, la mia etica, quello che voglio dire io, ma che vuoi dire? Cioè, non ho capito neanche io. Parli di etica, ma in base a cosa? Cioè, argomenta. Devi argomentare! Perché così mi hai detto un cazzo, lei ti sta a blassare completamente, svegliate. Te devi dare una svegliata. Si è sentito pure un po' di eco, come so. Vabbè. È da seguire. Non sei da seguire minimamente. È diverso. Non hai mai parlato per un secondo delle competenze. Tu mostri qualcosa che non esiste. Sei un cattivo esempio. Non sei la figura ed esempio. Non lo sei. Io questo ti dico. Per te, ma chi se ne frega? Ho 5.000 ragazze. Tutti i giorni ho messaggi di ragazze che mi seguono, che fanno il mio programma, ma, che mi stimano per quello che comuni tutti i giorni, su quello, non è quello che dici te. Perché io faccio 40-50 storie tutti i giorni. Non è che lei non capisce il fulcro, sei tu che non argomenti quello che tu affermi. Poi quando ti dice parla e tu dici no, perché tu non capisci. No, sei tu che non capisci, è differente la cosa. Hai capito? Non riesci a capire bene le parole. No, tu non riesci a capire bene le parole. E il fatto del parlare sopra ti fa essere forte, ma non è quello. Io dico una cosa oggettiva. Cioè, tu hai esordito dicendo sei l'anti-personal trainer. Io avrei anche potuto ascoltarti, perché avresti potuto dirmi guarda, ho comprato oppure ho visto un po' allenamento e quell'esercizio lo fai male, non lo devi fare, è devastante, piuttosto che me lo portavo a casa. Tu dopo 30 secondi hai detto la tua immagine, sì, quello che mostri, le macchine, il tuo lusso non è etico. Ti spiego subito. E io ti devo ascoltare a te cagate? Ti spiego. No, io devo ascoltare le tue cagate dei numeri, sinceramente il Sole 24 Ore lo conto un giorno. Ma i miei numeri, scusami, che male c'è ad avere dei numeri, ad avere dei clienti che ti pagano e ti pagano oggi giorno con la differenza? Io sai che cosa ti ho detto. Sai cosa ti ho detto? Ora te lo rispiego. La figura del personal trainer, ti dico, oltre ad avere, vedi, te lo ripeto, oltre ad avere delle competenze tecniche, deve anche avere... Tu non sai assolutamente che tipo di competenze... Non ce la fai a rimanere zitta, non ce la fai a rimanere zitta per 3 secondi, non ce la fai, e stai a sentire. Sono libera di puntualizzare quello che mi pare.
Va bene, oltre ad avere delle competenze tecniche, un buon personal trainer deve anche essere un valido appoggio morale e psicologico al suo cliente. Per me, quello che... Ma questo lo sa che cosa si studia nei corsi per diventare personal trainer? Quello che dice lui, in primis è un mental coach, poi non so quanto si potrebbe fare il mental coach o lo psicologo dell'allenamento, perché comunque devi fare l'università. Ma questa persona in basso a sinistra lo capisce o non lo capisce? Gli sfugge qualcosa? Mi sa di sì. Fai il tuo modo di appoggiare per me è completamente sbagliato. Infatti, in una diretta che ho fatto settimane fa, sei l'esempio da non proseguire. Ragazze, aspetta, no, sono tutti commenti finti. Dai, aspetto quest'ora e volo. Tutti commenti ma sai perché, Maria Sole? Pensa un po' una cosa. Sono tanto veri quei commenti quanto quelle foto che tu hai postato. Guarda un po'. Guarda, è troppo facile adesso. È troppo facile. E certo, adesso è troppo facile. C'è una questione tra i commenti delle ragazze che, tra l'altro, sono tutte informate delle foto. Quindi, cioè, voglio dire, i commenti continuano a farli nonostante tutto. Ma perché? Perché se io oggi ho una cliente al mese, così stai meglio, e faccio un euro al mese, così stai ancora meglio, non è per le foto, è perché i miei video piacciono, i miei video danno risultati. Quello che io comunico tutti i giorni, che non è solo training, ma io l'ho detto sin dall'inizio, io vendo abbigliamento, cioè non è solo la mia figlia, io ho dei trainer sì, molto più sei bravi. Sei personal trainer, abbigliamento, tu sei polivalente, praticamente no, fai tutto. Ho quattro business miei, che sono le mie passioni, di cui ho fatto un lavoro. E dov'è il problema? Hai ragione, noi siamo tre cazzoni che non ci hanno capito un cazzo, guarda, pensa un po'. Ma cosa fai? Ma se non penso ci sia niente di sbagliato nel fatto che io abbia più attività. Sì, non ci hai capito un cazzo, hai detto proprio bene. Perché quella che sta a parlare dei soldi, dei fatturato, del business, tu sta a parlare dell'etica che neanche hai spiegato. Hai detto 3-4 cose così, sostegno psicologico, ste fregnacce così... che non hai approfondito, hai buttato là così, ma... non saprei neanche io cosa risponderti, anche io avrei evitato di sentirti, mi dispiace. Perché io quando... Se bisogna parlare di una cosa, o la si sa bene e si approfondisce, o non si parla. Comunque, tutti stunati, cattivissimi, vabbè, ripeto, dal primo minuto della prima parte... Eugenio, a me dispiace, Eugenio è una persona intelligente, a me mi sembra strano che in questa live si è annichilito, cioè si è annichilito, come se non avessero delle basi solide per argomentare nei suoi confronti. Cioè stanno a parlare del nulla, questo è il discorso, e lei è furba, se li sta a girare come pedalini. E vanno dentro un marchio, voglio dire, cioè, what's the problem? Posso dire una cosa, Maria Sole, ma te chi te lo fa fare di porti in questo modo? In che senso? Sapendo comunque che il fatto che tu non abbia un background tecnico tale da... ma lo dici poter... te, ma perché? Basta con le cazzate dei 5.000 clienti, basta con le cazzate di io ho studiato... Ma sono cazzate per te, è tutto vero. Sincera. È vero, non sono cazzate, ti metti, ti metti a prendere per il culo quelle che fanno CrossFit, ok? E ricevi, okay, ricevi tonnellate di merda. Grazie, boss. Tonnellate di merda. Non ho preso perché... nessuna tonnellata di merda, oggi lo rifarei sicuramente con toni diversi, assolutamente sì, però quello che io ho detto lo ripeto, poi lo sinceramente stavo perché, per andare chi, adesso. Se chi fa CrossFit diventa una vacca, questo hai detto. Non hai le competenze tecniche. Parla, Eugenio! Tira fuori un argomento tecnico. Cioè, non si può dire a una persona tu non hai competenze e basta. Cioè, sto a parole al vento. Cioè, io non so se è chiara sta cosa di dire una cosa a metà. Boh. Allora, è andata così. Quello è stato uno dei più grandi errori, devo dire. Ma non...
perché il concetto che ho espresso sinceramente lo rimpiango. Effettivamente ai tempi, perché parliamo sempre di un anno e mezzo fa, dove ero ancora una parzialmente una dilettante, non avevo la mia azienda, lavoravo da solo, quello che dicevo, al limite la merda la prendevo io, non me ne fregava niente, ok? Oggi probabilmente risponderei più o meno uguale, in modo totalmente diverso, questo sì. Però quello che è successo riguardo al CrossFit, e poi anche tu puoi giudicare la gravità della questione. Avevo fatto il giochino delle domande, fammi una domanda, no? Prima di andare a letto alle 11:30 è stata l'ultima domanda alla quale ho risposto. Nel frattempo mi erano arrivate domande di ogni genere. Una ragazza mi chiede, mi fa il pipot, mi dice, faccio CrossFit, ma mi vedo malissimo, le gambe, cosa ne pensi del CrossFit? E io ho risposto, hai mai visto una CrossFitter professionista figa? È grave, io l'ho vista, ne vedo parecchie. Ma che è successo il finimondo? Ma io ne vedo parecchie, sinceramente. Però la maggior parte no. No, ma perché cioè... Ma poi era una ma chi sei tu per giudicare un... No, no, accusato di body shaming, va bene, ma se volete le accuse... Non si tratta di body shaming, non si tratta solo di body shaming. Top argomentazione. Io di crossfitter fighe le vedo parecchie, gli ha detto la maggior parte non mi sembra, e lui fa non sa dove pararsi, perché evidentemente anche lui avrà visto poche foto delle crossfitter, lei ha visto quindi fighe, dall'altra parte ha visto un paio di foto delle crossfitter che facevano cagare. Entrambi non hanno supportato quello che affermano, semplicemente. Punto. Perché è un discorso generico, cioè è come di esistono culturisti con la panza e culturisti senza panza. Sì, è vero tutte e due, quindi... Si tratta di esprimere un parere. Se per te una tipologia di corpo è brutto... È brutto per te, cara mia Maria. Vabbè, Sole. Certo, ma... ero io che rispondevo, scusami. Sì, non... ma non puoi dare delle vacche a chi fa non pesi, ho dato delle vacche, ho dato delle vacche a quelle che rompevano di più i coglioni che come al solito. No, hai dato delle vacche a chi fa CrossFit. Ascolta, nella risposta così, io ho scritto questo. Così come hai inizialmente insultato tutta la community del fitness che ti ha dato contro dicendo che le foto erano effettivamente rubate, così come hai ammesso, ok? Sì, però allora, quello che dico io, tu vuoi vendere i tuoi video, e mi sta bene, lo ripeto, certo, fai anche, in un certo senso fai anche del bene facendo muovere le donne che altrimenti sarebbero sedentari, però c'è davvero bisogno di presentarsi come la donna in carriera di successo che mostra dei beni che non ha acquistato lei, che gira con una macchina che non è la sua. Ma la macchina cosa c'entra? Innanzitutto lavoro per un'azienda che mi ha dato la macchina e che soprattutto non ha le competenze tecniche e l'esperienza. Ma le competenze tecniche che non ho da mettersi sopra il piedistallo e giudicare gli altri. Allora, ma che giudico? Io faccio il mio lavoro, non rompo i coglioni a nessuno. L'unica volta è stata allora, lì. Mi hanno fatto una domanda. Questo modo di porsi ti rende solo ridicola ancora di più quando ma dici di avere niente. Eugenio tira fuori dei punti ma non li argomenta, io non capisco il perché. Ha ritirato fuori il discorso delle competenze tecniche. Quali competenze? Cioè pure io direi a Eugenio, scusami Eugenio, ma questa persona precisamente quali competenze tecniche non ha? E lei giustamente gli dice, questo lo dici tu, però lei ha detto, io non sono qua per rispondere a te, perché non sei un professore? Clienti, 5.000 clienti,
l'algoritmo che elabora, che sceglie, scusami, i video in base... Che carica. Che tu hai detto che elabora, oggi stai rimangiando le parole, però... No, vabbè, l'avrò detto là, è come dice, la, il carboidrato, l'algoritmo con la sua intelligenza artificiale sceglie i video adatti alla persona, perché questo è qualcosa che ho io, perché io sono avanti, voi siete perché ritrovati. Perché hai visto che faccio io in Italia? Io sono avanti, voi siete ritrovati, io ho la tecnologia, tecnologia di che? La tecnologia di che? In che senso? Non esiste un algoritmo che sceglie il video adatto in base alle caratteristiche fisiche o metaboliche della persona. Non Ma infatti esiste. Perché non hai capito una mazza, ecco perché. No, no, perché l'hai detto te, io ho capito benissimo. Non hai capito niente, non hai capito Io ho capito niente. Benissimo dove volevi arrivare. No, no, zero quindi, totale. Quindi quello che ti consiglio, Ma non comunque, darmi consigli, e penso di, e penso di poterlo fare, visto che sono su, in questo settore da ormai quasi 20 anni, Però... ti sei creata un buon personaggio, una buona immagine, sfruttala, però vola basso, non esagerare con fatturati inimmaginabili, con ma perché dici che inimmaginabili? Con ostentare, ma comunque stai discorso fatturati. Oltre che si sta parlando de nulla, quanto ci scommettete che quando tirar fuori i fatturati li distruggerà completamente? Perché raga, può darsi pure che questi fatturati li fa, perché a lei non è che gli interessa tutto l'aspetto etico che diceva l'altra persona, che non si è capito quale, e a lei interessa fatturare, cioè lei c'ha il business, che cazzo gliene frega. E poi non è un'argomentazione, io sono sul settore da 20 anni, cioè ok, mi sta bene, è un punto, argomenta, cioè non capisco che intendi per 20 anni, cioè 20 anni di cosa? Non ostentare beni che non sono i tuoi, solo per far vedere, ho fatto la macchina che è gestata una società, ma che cazzo per... discorso è? Per ostentare beni che non sono i tuoi, solo per far vedere se è una donna di successo e quindi far presa su... Arrivo subito. Pubblico, ma non guarda più. Che ti sbagli, cioè, ma che mi sbaglio, ma dai, è una strategia di marketing che notizia, purtroppo che su Instagram è una strategia di marketing che purtroppo su Instagram ma conosciamo non bene di marketing, non è niente di marketing, conosciamo tutti i giorni per come ben. Sono ok, e adesso ti do una notizia che ti devasterà. Sono partita con l'uomo e io agli uomini, anche solo per il tipo di comunicazione che faccio, prettamente femminile, i video registrati da fare a caso, oddio. Ciao Flavio. Ho 250 iscritti uomini. Ossia, adesso stanotte non dormirò per questo, cazzo. Secondo me non ci dormi. No, secondo me non ci dormi per davvero, no, perché se tu dormi sulla mia macchina che non è mia, figurati sul resto. Se appunto che hai detto che non è tua, perché non ci trovi a dormire, scusa. Comunque è mia, la guido io. Lo sapevo che non era tua. Vabbè, ma basta vedere la targa, ma quello cosa c'entra la macchina? Tutto il resto è mio. No, tutto la macchina fa parte. Dai, su le borse. Lavoro. Ma le oggi investi quella differenza tua che denigri un programma come il mio, un sito come il mio, che anche per al di là
del discorso video, che comunque per fare un video ci vogliono 250 euro, uno, e io ne ho più di 700, giusto per farti capire quanto ho investito. Io tutti i soldi... Tu paghi singolarmente il video, quindi? Eh beh, certo, sono l'operatore che viene a fare i video, ho il montaggio, metto l'audio... E, tu, e dopo 700 video hai fatto, a te non ti è venuta l'idea di dare uno stipendio fisso? Magari perché? Perché ho due tre. Ma a Maria Sole, ma smettite di cazzate. Ma perché lo vuoi? Ma chi ci crede a ste cazzate che dici? 250 euro a video per 700 video. Ma che te pensi, che ci abbiamo orecchi nel naso e basta? Dai. Ma mi sembra che tu non capisca niente. Dov'è il problema? Vabbè, su questo devo dare ragione a Eugenio, nel senso che a parità di numeri... allora, se questo è vero, conferma che lei fattura tanto, però 250 euro a video per 700 video, boh, la vedo dura a livello di soldi spesi finali. Non lo so, su questo purtroppo mi lascia perplesso anche a me, perché proprio non è produttivo. Nel senso, è meglio pagare una persona con lo stipendio fisso, anche con contratto determinato, per un anno, un videomaker che monta anche il video, per un anno. Diciamo che viene... Voglio fare un conto, aspetta. Calcolando uno stipendio... diciamo medio, io non so quanto può guadagnare un videomaker, però vabbè, 1500 al mese per 12 sono 18.000, so, uno stipendio finale dei 18.000 euro. Mettendo che questa persona ha fatto 700 video, quindi 700 video per 250 euro, sono 175.000 diviso 12, al mese sarebbero stati 14.500 euro del stipendio fisso, quindi purtroppo non è credibile da questo punto di vista, nel senso a livello di produttività e di risparmio, cioè sarebbe stato molto meglio lo stipendio fisso, però purtroppo sempre qua siamo sul generico, nel senso che una persona può scegliere, pure di pagare 700 video, lo vedo un po'... a livello del bilancio un po' improduttivo, però che te devo dire, che ve devo dire, nel senso non ci stanno, cioè ha scelto così, va bene, però ripeto, quello che doveva essere attaccato era tutt'altro. Vabbè, continuiamo il video, tanto tra poco è anche finito. Comunque faremo 3 ore di live, mamma mia, per la prima volta. Scusami, se vuole avere dei collaboratori, ne ho tre perché fanno video diversi. Certo, ma seriamente, ma dai, su. Ma no, per me non, cioè, tu stai veramente alla neanche alla B, non arrivi neanche alla B in queste cose. Cioè, cosa ma semmai sei te che non arrivi alla B e che non capisci, qualora fosse vero, che sarebbe meglio pagare uno stipendio al videomaking, al camera, per fare video illimitati a un prezzo fisso. Non mi venire a dire che paghi 700 euro a video, per 250 euro a video per 700 euro. Ma chi ci crede? Ma chi ci crede? Sono cazzate. È tutto parte del personaggio che stai immedesimando. È tutto parte del personaggio che stai medesimando, sempre quel personaggio che cerca di far vedere di essere una donna di successo per vendere di più, così come quotidianamente fai con quelle storie. I miei clienti, Maria Sole, ci sono influencer che fanno video così come li fai tu, che non hanno bisogno di fare 30 storie al giorno e dirsi quanto sono bravi e quanto sono belli e quanto vendono. Perché? Vai. Dimmi perché. Ma uguali li voglio vedere. Perché? Però devi fare tante quante come se avessi una ragazza che sta fidata almeno 2 anni. Perché? Perché chi ha 2-3 milioni di follower
con davvero 10.000 clienti fissi reali, non ha bisogno di fare 30-40 storie al giorno in cui si dice, ah ma io sono bella, ah io ma sono brava, ah io sono una donna di successo, ah io ho tantissime ragazze, perché... Argomentazioni sterili, eh? Ma innanzitutto non lo faccio continuamente, no, innanzitutto lo faccio in occasione, se mi fa... allora se lo vuoi sapere te, parla te. Se tu oggi vai a vedere il mio profilo, non ne ho fatto uno. Domani non le vai. L'ho fatto in occasione del Black Monday, quando è finito, ringraziando e facendo vedere quale dato. Semplicemente che ho venduto 320 anni di allenamenti, era un bel dato sinceramente, un dato che rende me e i miei collaboratori molto orgogliosi. Dopodiché sinceramente tutti questi numeri, a me non sembra di farli vedere. Cioè, è una tua percezione. Ultimamente, perché ho fatto una settimana di campagna che è andata benissimo, beh, alla fine della campagna si usa a dire anche una sorta di ringraziamento. Siete state in tantissime, grazie per la fiducia. Ma tantissime, ma... Senti, Maria Sole, hai, non... hai quasi 80.000 follower, no? Giusto? Ma guarda, ma questi follower a voi non vi fanno morire. Siete no, mi fanno morire perché ti faccio un ragionamento semplice che smonta subito quello che stai dicendo. Smonta subito 5.000 attivi e il fatturato finto. Perché io quasi ce ne ho quanti, quanto te, no? Quindi ma io sto non bene. Lo so neanche, non lo so quindi, neanche. Quindi so bene, so bene come funziona, anzi ti dirò, il mio profilo comunque ha anche un engagement di visualizzazione. Quello mi ha scritto 17.000 euro per fare i video e in 2 anni e mezzo ne ho spesi forse anche di più. E non ti dico quanto ho speso a fare la piattaforma e il sito, l'e-commerce. Sì, a me risulta che te l'abbiano regalati, vedi un po'. E a te ti risulta male. Il proprietario della macchina, senti un po' di... Non me l'ha regalato. Il proprietario della macchina ti ha regalato il sito. Senti ma un po' guarda che la macchina è in società, è di una società. È una società, il proprietario della società. Il proprietario della società non può regalarmi niente perché ha delle persone che lavorano per lui e la società che mi ha... Flavio Raponi è entrato, ma non so precisamente che sta a fare. Ride, vabbè, sì. Ok. Ha fatto il sito, è una società all'interno del gruppo, che quindi non potrebbe fare una cosa mi vuoi dire che, e quindi mi vuoi dire che, non, che qualora volesse questa società o comunque l'amministratore di questa società, qualora volesse, non ti potrebbe dare un offrire, regalare un sito così? No. Ma perché me lo deve regalare? Io ho pagato. Sì, vabbè, dai, basta. Ma da qua. Che cosa? Ti stai rendendo ridicolo. Ridicolo. Io mi sto rendendo ridicolo. Sì, ridicolo. Io. Tu che neghi l'evidenza. Ma quale l'evidenza? L'evidenza che il sito non l'hai comprato, così come... Ma cosa vuol dire non l'ho comprato? L'ho non l'hai pagato, pizza, non l'hai pagato, te l'hanno regalato, te l'ha regalato. Ma ti sbagli, e ti faccio vedere il bonifico. Allora, con questo bonifico, questo ragionamento, ti faccio vedere mi spieghi il bonifico una società. Società, mi spieghi perché e una società. E queste 3.300 persone che guardano... Ok, il sito gliel'ha regalato, quindi... Cioè, quantomeno se affermi queste cose devi anche portare, cioè di portare qualche fonte, qualche conferma da sto punto di vista. Ma qua non c'è sta niente, c'è solamente un attacco sterile perché non hai le prove, tra virgolette, tangibili che poi mostrerà. E boh, non... sinceramente... Penserei che sei il più grande cazzaro del mondo. Perché sì, Maria Sole, spiegami perché una società... E quando vedi di quant'è il bonifico, capisci quanto ha investito... Maria Sole, dai, falla fine. Mi spieghi perché una società che tra i vari servizi che offre è anche quello di realizzare siti web e piattaforme per la vendita, sì. Ok? Dovrebbe anche darti l'uso, il possesso di una macchina di sua proprietà. Spiegami perché. Perché la mia mansione lì dentro, visto che partirà un progetto corporate con la società, è healthcare. Quindi, quindi ti danno una RS6 ABT come macchina aziendale. Dov'è il problema? Le aziende grosse lo fanno.
Tu sei abituato, ma ti rendi conto delle cazzate che a che fare con delle realtà un pochino più sfigate, perdona, ma è la cosa. Ma ti rendi conto di cosa dici? Ti rendi conto? Cioè tu avresti pagato il sito, sì? E in più loro e loro e siccome sei all'interno della società, cosa che non risulta dalle misure, ma non però, sei all'interno della società, sono una dipendente, però ti hanno prestato questa macchina da credo più di 150.000 euro così, sì, senza motivo. Ma come? Allora, qua c'è un problemino tecnico. Perché? Come puoi fatturare 1 milione, chiudere con 1 milione, lei ha detto così, e essere anche dipendente? Allora, se io non sbaglio... mi blasteranno gli avvocati con quello che cazzo siano, che una persona che è dipendente può avere un'attività in proprio, ma non deve superare un fatturato annuo di 30.000 euro, se non sbaglio. Quindi anche sta cosa non mi torna da sto punto di vista. Però anche qua, se loro hanno fatto accordi che sono legali da sto punto di vista e gli possono lasciare anche la macchina, non capisco come tu vuoi distruggere Maria Sole. Cioè, faccio fatica a capirlo. Sì, è bello, la risata che ha fatto è stata simpatica, Eugenio. Quando ride mi fa morire, perché c'ha una risata che te l'attacca. Però non riesco a capire come la vogliono smontare da questo punto di vista. Non lo so, tanto è finito, quindi capite che tutta la live è stata imbarazzante. Senza motivo. Ma non possiamo dire che è una storia con l'amministratore delegato e quindi te l'ha prestata, non possiamo dire? Non me l'ha prestata, non la potrei guidare. Se secondo te l'amministratore delegato in una città così mi fermano, guidare una macchina non posso guidare... Cioè, chi lui rischia di andare nei casini così. Ma perché l'hanno guidata? Fammi capire. Da notare che quando lui ha detto possiamo dire che è una storia con l'amministratore delegato, lei non ha detto né sì né no. Furba. Possono guidare macchine di società? No, cioè... macchina aziendale non la puoi guidare. No. Cioè, io che non sono nessuno dell'azienda non la posso guidare. Non mi risulta. Se non fossi dentro, ti risulta male. Ti risulta male. Non mi risulta. Deve essere. L'hai detto tu che non sei... l'hai detto tu che... Ma l'hai detto tu che non hai un ruolo nella società. Capisci che ti arrampichi? Ma non ho un ruolo nella società, sono una dipendente. Poi è una sorta di ruolo, ma sono una dipendente della società. Ah, adesso sei diventata una dipendente della società che ti ha fatto il sito. Sì. Sì, ah, perché stiamo lanciando un progetto corporate per la... E il cazzaro sarei wellness. Io. E il cazzaro sarei io. Il cazzaro. Ma dov'è il cazzaro? Dai. Sono cose che tu non riesci a comprendere, forse. Ma no, sono cose che racconti così per fare la figura della donna di successo, quando in realtà, ripeto, hai una buona immagine, lavora su quella, continua a vendere video, ma non dire le cazzate. Ma le cazzate le dici te. Non dire le cazzate per presentarti come quella che non sei. Non potrei guidare, eccetera, eccetera, dimostrano solamente la tua totale invidia. Ma invidia di cosa? Invidia di cosa? Invidioso, perché cosa vuol dire? Ecco, mi mancava l'invidia. Questo cosa c'entra con i pagamenti venduti? Questo cosa c'entra con le 5.000 ragazze che mi seguono? Quando sono questo genere di persone che ostentano, vogliono dimostrare di essere di successo, mi metti davanti alla realtà dei fatti, davanti alle persone, non possono negare l'evidenza, allora ti accusano sempre di essere invidioso perché io ho la macchina, io ho i vestiti belli, allora tu sei invidioso. Ma dov'è l'evidenza? Te lo sto dicendo. Ma cioè, tu ti presenti? Tu chi sei? Dov'è l'evidenza che io non ho pagato il sito? Maria Sole, una persona che... Dov'è?
Ma allora, tanto se dico tira fuori il bonifico, non te lo devo spiegare io che non ci vuole molto a modificare un... Ma dai, ma ridicolo! Cosa vuol dire non ci vuole molto a modificare? Fai l'estratto conto della banca, vedi? Allora, Eugenio, l'argomentazione che tutto oggi si può modificare non lo puoi provare. Infatti, t'ha stunnato pure qua. Perché se per ogni cosa che una persona fa abbiamo l'argomentazione però lo puoi modificare, dimostralo. Cioè, hai il foglio di questo bonifico, hai delle competenze che si può modificare un bonifico, farlo con un falso bonifico, nel senso che lo compili da solo o quello che vuoi, e mostri come modificare il bonifico. Però in questo caso sarebbero delle informazioni non proprio legali. Quindi anche qua c'è la fallacia della logica. Parallelamente, se una persona modifica la foto di Instagram con Photoshop, hai la prova e dici questa foto è modificata e si vede. In questo caso non è la prova, dimostra tu che si può modificare un bonifico. Infatti anche quando io ho sentito della modifica del bonifico sono rimasto un po' così, dico ah ok, si può fare. Non è un'argomentazione, anche perché cioè un'argomentazione a parere mio, quando è valida, la si porta avanti per tanto tempo. Buttare dei punti così e poi cambiare discorso dopo neanche 5 minuti non ha senso. Il bonifico a chi è intestato, vedi l'importo. Ma perché? Ma è difficile modificare un'immagine? Ma come un'immagine? Te la faccio vedere direttamente dal mio account. Ma te la faccio vedere adesso online, così fai una bella figura di merda. Ci fai vedere l'estratto conto del pagamento del sito? Eh? Sì. Quindi tu dipendente hai pagato il sito? No, io a novembre non ero dipendente ancora. Ah, quindi ti hanno presa dopo? Io il sito l'ho fatto a novembre, l'ho fatto. Ti hanno presa dopo, quindi? 4 mesi dopo, sì. Proprio perché l'ho pagato, non c'era tra le varie cose nessun tipo di affare con nessuno. Ma a prescindere dall'affare o non affare, le mie cose le ho sempre pagate. Sempre. Nessuno mi ha mai regalato niente, soprattutto per quanto riguarda il mio lavoro. Dove ho avuto tutti i contro sin dall'inizio, tutto mi sono pagata, dall'inizio alla fine, tutto. Maria Sole, io sì. Purtroppo devo chiudere perché mancano 55 secondi. Però mi fa piacere che alla fine si sia parlato della mia RS6, cioè dei miei fatturati. Non è la tua, non è la capisco tua, come al solito che non è la tua. Mi dà molto fastidio. Non e io, sapete una cosa? Adoro. Non è la tua però. Adoro. Non è la però tua. Però siete stati bravissimi con le foto, lì sinceramente. E ti posso dire, sono molto fatalista. Quindi era anche un peso, cioè... Sono felice che siano venute fuori. Poi ci sarà sempre una polarizzazione, no? Maria Sole, ci sarà mi conosce, mi vuole bene e chi purtroppo... L'importante è che... Dai, che sta chiudendo, deve rientrare. Facciamo parlare Flavio, che non ha detto nulla. No, devo fare un'altra live. La live cringe, tutt'altra cosa. Mezz'ora. Volevo vedere i follower. Maria Sole, grazie di aver avuto le palle di grazie partecipare. A voi. Maria Sole, fai la brava. Molto. Io presto molto, non ti sei nascosto. Aspettiamo i bilanci. Aspettiamo i bilanci, poi dopo li pubblico e facciamo una live io e te, vediamo cosa puoi dire. E anche ecco. I dipendenti, ti mi sto. Raccomando. I dipendenti li vedi, quelli c'ho. Un bacio. Ragazzi, buonasera. È ciao. Stato bello. Ciao. Te faccio vedere il bonifico. Eugenio, hai titubato nel rispondere di sì, perché sapevi che una volta che il bonifico era davanti alla live, non potevi dire nulla. Ragazzi, la live finisce qua. E vi dico che è durata 3 ore. Comunque, cattivissimi, ha visualizzato i tag.
Mamma mia. Ci vediamo lunedì. Ciao ragazzi.